Oggi sono in difficoltà. Fa caldo. Ho 28 gradi in casa, nonostante il mio deumidificatore dovrebbe tenere la stanza a 25 gradi. Ok? Sono, sono in, uh, in netta difficoltà. Quindi, hello, Tearless Live. Ciao ragazzi, spero stiate tutti bene. Spero abbiate passato un buon giovedì. Mi raccomando, passate in live su Twitch se volete godervi in diretta. Tutto ciò che vedete su questo canale, che altro non sono che le repliche delle live che faccio da lunedì al venerdì, a partire dalle 7 sul mio canale Twitch. Altrimenti, semplicemente iscrivetevi al canale, smasciate like e continuate a seguirle con un paio di giorni di ritardo rispetto al normale. Ora, che cosa andiamo a fare questa sera? Oggi inizieremo una nuova serie Minecraft perché è da un po' che è nell'aria questa nuova serie Minecraft. Originariamente, avrei dovuto fare una piccola serie estiva in compagnia di Eme, Poldo, Fieric, Sedia. E tante altre persone che non sto qui a nominare, perché non so se loro stesse avessero comunicato la loro presenza all'interno di questa serie. Tuttavia, per una serie di coincidenze schifose abbiamo dovuto troncare questa serie e rimandarla a data da destinarsi. Che tipo di serie sarebbe stata? Questo non ve lo dico. Però sappiate che sarebbe dovuta essere una breve serie estiva di qualche settimana. Per questa serie servivano delle mod, ma casualità vuole che per l'appunto. Nei giorni in cui avremmo dovuto iniziare C'era stato quel problema A causa del quale A causa di cui, mamma mia l'italiano oggi Proprio non ce la posso fare, non ci vado d'accordo um, Comunque stava girando Un malware su, su Curseforge E quindi non, non potevamo scaricare niente Perché rischiavamo di beccarci un malware Nel PC Noi, le persone che gestiscono il server Il server stesso, quindi abbiamo detto Ma sai cosa con calma, magari iniziamo tra un paio di settimane. Solo che poi M è andato in Olanda, Fieri che è andato via. Domani vado via io, infatti domani dopodomani non sarò in live perché sarò a Bolzano dalla famiglia per, per il compleanno di mia mamma. Quindi, cioè, no, abbiamo dovuto rimandare questa serie, ma io a Minecraft ci volevo giocare lo stesso. A causa del quale è giusto. Sì, però mi suona proprio male in bocca a causa del quale. Cioè, è proprio... Su suona male, non so come dire. Boh, è, è brutto. Mi suona male nelle orecchie. Grazie anche a Sasha Dragon per la sub, un bacione. Quindi, abbiamo rimandato questa serie. E mi sono messo a pensare a che cosa avrei potuto fare in sostituzione di quella serie. Pensa, 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 ripensa. Un giorno sto guardando video a caso su YouTube. Mi appare consigliato un video di Fieric: Minecraft con più di mille achievement e io dico figata fammi dare un'occhiata do un'occhiata ma dopo 30 secondi di video realizzo bro ma io non ho mai platinato minecraft io sono dieci anni che gioco a minecraft e non l'ho mai platinato non ho mai cercato di completare tutti quanti gli achievement quindi quindi quello che faremo oggi Sarà iniziare questa nuova serie in cui l'obiettivo sarà ottenere tutti quanti gli achievement di Minecraft vanilla. Non ce ne sono di extra, sono solo quelli di Minecraft vanilla. Non l'ho mai fatto. Sono dieci anni che gioco a Minecraft, ma non ho mai fatto nulla di simile. Quindi questo qua è il, il concept, il format che ci accompagnerà nelle prossime settimane. Spero che non duri troppo, ma non credo che vada a durare troppo una serie del genere. Credo massimo due, tre settimane, forse quattro. Però dovremmo riuscire a fare in tempo per, per, per poter dare la possibilità al buon Mirko di editare il tutto con, con estrema calma, visto che poi da questa mega serie ci tirerò fuori anche un video YouTube. Vero? In realtà dura tantissimo, ma se farlo un po' off camera, <coughs> slash creative. <coughs> in realtà non dovrebbe essere troppo, troppo tragica la situazione. No, cavolo da parte, non intendo fare roba in creativa, uh, a meno che non sia necessario, ma dubito sia necessario. Quindi, giriamo la visuale. Ah. Signori siamo carichi, siamo pronti a cominciare questa nuova avventura di Minecraft. In cui cercheremo di ottenere tutti quanti gli achievement del gioco. Io non credo di esserlo. <ride> dai. Allora. Permettetemi di fare una cosa. Una cosa che forse qualcuno di voi potrebbe non apprezzare, ma io ne sento il bisogno in questo momento. Non userò musiche di sottofondo. Mi farò accompagnare solo ed esclusivamente dai suoni di Minecraft, musiche incluse. Ok? Mi interessa poco. Sarà così questa serie. No, no, rischio copyright non c'è, tranquilli. Le musiche di Minecraft, sui gameplay di Minecraft, non danno problemi di alcun tipo. Quindi... Signori, buonasera e benvenuti a questa nuova serie in cui cercheremo di ottenere tutti quanti gli achievement di Minecraft, che in realtà ora si chiamano advancement. Actuality non sono achievement, sono advancement. Sì, tua mamma è un advancement. Com comunque sì. Un attimo, che attiviamo effettivamente la registrazione. Sono dieci anni che gioco a Minecraft e in dieci anni io questo gioco non l'ho mai platinato. Ci sono centinaia di achievement slash advancement da fare e mai una volta mi sono interessato ad essi. Quindi, oggi cominciamo questa nuova serie. Oggi inizierà questa mini avventura che ci porterà a platinare il gioco. Che cosa strana da dire. Ah, e giusto per dirvelo, si vede nell'angolino in basso. Sto giocando a Minecraft 1.20. Quindi. Ho bisogno di un nome per il mondo, chat. Cioè come lo chiamiamo il mondo? Scusate, ho già deciso il nome. Il nostro nome si chiamerà Pino. No, non il nostro nome, il nostro mondo si chiamerà Pino. Difficoltà normale. Survival. Vai. Pino. <ride> Cosa stupida. <ride> fucking Pino. Ma seriamente, tra tutti quanti i tipi di legno esistenti, devo proprio beccarmi la fottutissima betulla. Vabbè, che inizio tremendo. Regà, siamo carichi. Achievement numero uno. Apri l'in... Non c'è più l'achievement per aver aperto l'inventario? Come è dalla 1.12 che non c'è più? Ma io ci rimango male, vabbè. Il primo è la crafting, quindi non c'è neanche più l'achievement collect wood. Ma che tristezza! Vabbè, che inizio triste. <ride> che inizio incredibilmente triste. Allora, che obiettivi ho per questa prima live della serie? Molto semplicemente riuscire a fare una piccola base. Ah, yes, il classico episodio 1. Prima notte e la legna. Grazie, Momino Noè, per il sesto bacione. Obiettivo del primo giorno, legna e la prima notte. No, non è vero, in realtà l'obiettivo serio per questa prima live sarà cercare anzitutto di fare una piccola base e magari cominciare a fare qualche achievement qua e là se ne abbiamo l'opportunità. Ora, in che modo cercherò di affrontare questi achievement? Eh, in base a come spuntano fuori da qui. Sinceramente non ho idea di come sia composto, strutturato. Questo albero genealogico di Advancement Perciò lo, lo vedremo con calma Quindi pian piano Cominciamo a far tutto A partire Dalla Crafting Table Aha! Dalla Crafting Table ah. Che cosa strana Dover giocare a Minecraft Con un obiettivo come Completare gli achievement Ripeto, non l'ho mai fatto È un, un concetto completamente alieno per me Ma quanto è bella la musica di Minecraft? Forse è un po' troppo alta, vero? Forse conviene che la abbassi un ciccinino. Oh, ho fatto un Achievement Stone Age, manco me ne ero reso conto, ma che bello. Va bene, ok, salite voi. Sì, sì, le hanno cambiate un po' le musiche di recente. Con di recente, devo dire, negli ultimi 3-4 anni. Allora, io il copper non so se serva a qualcosa, però per il momento lo lascio lì, facciamo che lo lascio lì. Giusto? Magari è sbagliato. Who cares? Ok, ci siamo. Ho anche già fatto getting an upgrade, wow. Incredibile. Ah, il prossimo è il ferro. Ok. Vabbè, prima del ferro però ho bisogno di cibanzie. Maiale! Ti ho visto, vieni qua, Gianni! Sì, sì, ma poi con calma, raga, facciamo tutto con molta calma. Primo punto all'ordine del giorno, cibo, legno e poi andiamo in caverna. Facciamo tutte le robe in ferro e poi si vedrà. Sicuramente il rame serve a qualcosa. Mm, non, non so bene a cosa. Magari, che ne so, c'è anche un achievement stupido che, che consiste nel dover applicare la cera a tutti i tipi di blocco di rame. Sarebbe ridicolo, eh, però non, non mi stupirei se dovesse essere un achievement. Visto che ti hanno dato una marea di blocchi inutili, eh, e quindi. Eh, quindi, eh, quindi devono fartene usare in qualche modo, no? <ride> Il pinocolo! <ride> Giustamente siamo nel mondo che si chiama Pino. Quello è un pinocolo. Se non sbaglio, c'è l'urlo che ti chiede di guardare un fantoma attraverso il cannocchiale. Vabbè. Va bene. Davvero c'è un achievement per la creazione di una. di una zappa in netherite. Minchia, lo voglio. Con calma. Bro, perdonami. Ti debbo uccidere. Vieni qua. Pirla. Grazie. Ma non c'era anche l'achievement cow tipper? Ora non esiste più. Ma me li hanno sfottuti tutti. Ma. Sono tutti sfagiolati. Ai miei tempi. Ah, ai miei tempi. Minecraft era diverso. E voi direte: grazie al cazzo, Tiar, c'hai tipo 87 anni. Che ti aspetti? Avete <ride> <da> ragione voi. <ride> ai miei tempi. Minecraft era un gioco più semplice, era più bello, era più intuibile. Ora hanno messo roba a caso tipo il Il rame. Ma che serve il rame? Eh, il rame in realtà ci fai delle belle, delle belle padelle. Sono belle le padelle, le pentole in rame. Sono belle da vedere. Fun fact in italiano cow tipper si chiamava molestatore di mucche. Ho sempre pensato molto male. Ma perché? Cosa c'è di male da pensare? È una pratica che quasi tutti quanti i nostri antenati avranno praticato. Suppongo. Spero di no, ma suppongo di sì. Vi dico la verità, io in realtà questa serie manco l'avrei voluta cominciare oggi, ma dal momento che sto via per un paio di giorni ho detto... Mm, non vorrei che poi non si facesse in tempo a finire la serie prima di quando questo video dovrebbe uscire. Quindi magari la cominciamo oggi, facciamo le basi e poi mi informo per capire quali sono effettivamente tutti gli achievement che dovrei cercare di completare. Ma ripeto, una roba per volta. Ecco, non... Non so neanche che cosa potrebbe. Barro, dovrebbe essere utile, sinceramente. Boh, tipo la zucca. Mi serve? Non lo so se mi serva la zucca. La prendo su, non si sa mai. Sul secondo canale. Vi giuro, questo video si chiamerà Minecraft All Achievements Episodio 1. Legna e la prima notte. No, non credo che si chiamerà così. Però sarebbe alquanto memico. Tier, cosa farai per le vacanze? Ma... In realtà... Non so neanche se ci andrò in vacanza quest'anno. Cioè sicuramente farò qualcosina. Ma non so bene ancora che cosa. Forse qualche giorno di mare. Non so dove. Non so se in Italia. Non so se all'estero. Se in Italia non so dove, se all'estero neanche, si vedrà. Con, uh, con Claudia ancora non, non abbiamo prenotato niente, ma presumibilmente andremo a settembre. Tipo le prime due settimane di settembre, a occhio. Che si incastrerebbe alla perfezione. Perché non so se avete visto il post su Instagram di Nova, ma Nova ha annunciato che Pandora 4 teoricamente dovrebbe cominciare a fine estate. Quindi se vado in vacanza le prime due settimane di, di settembre, teoricamente posso tornare tranquillo. Ehm... Poi a fine settembre uscirà anche il nuovo IAFC quindi il nuovo FIFA tra virgolette per cui cambierà soltanto il nome, ma quello è il titolo. Quindi se vado in vacanza il primo 2 di settembre, poi so che posso tornare col botto. Certo, regà, la mia ragazza Claudia, la chiamo Claudia anche se non è il suo vero nome. Bella roba. <ride> Sapete che moroso di merda che sarei. Uh, bene. Ho abbastanza cibo? Eh, ma do, hai voglia. Ne ho più che a sufficienza. Andiamo giù di sotto. Mm. Però non ho le canne da zucchero. E neanche quelle da fumare, eccole lì. <ride> Sai come funziona il nuovo update dell'archeologia? Non ne ho idea. Lo scopriremo insieme tutto questo. tutte queste cose. No, no, no. Ma sì, regà, cioè è bannabile così come il parlare di cose inerenti al sesso. No. Ma credo che sborra sia una delle parole più utilizzate di questa live, quindi sai com'è. <ride> Mi faccio anche pochi problemi, sinceramente, a una certa. Se impostiamo il tutto come battuta. Caverna momento? Eh, caverna momento. Aspetta, aspetta, aspetta. Fanny Joke?

Cazzone uh, carbone. Qualche torso si aspetta che crafto con tutto il carbone che ho nell'inventario. Aspetta, aspetta, eh. Sono pieno. E sotto l'onda, profonda. E pe -pe -pe -pe, il pesce tromba che sta a suonare. Che bara onda, gioconda. Fanculo anche a te. <ride> non so come facesse poi. Allora, punto primo all'ordine del giorno, famo un lettuccio. Punto secondo all'ordine del giorno, facciamo una fornace. Punto terzo all'ordine del giorno, chi ti ha chiesto niente? Fornacina che però andiamo a rendere Un magico smoker Così da poter cucinare Le cose molto più in fretta Ecco Forse era una cosa solo moddata ma funziona No non funziona se premo tasto destro peccato Sarebbe figo Tanto buonasera A tutti quelli che stanno arrivando hello, hello, hello. Un salutone ai miei mods, un salutone ai miei vips Un salutone a tutti coloro che ehm... Vaffanculo Best streamer ever. Ah. Uh Tier, -huh. secondo te chi è il giocatore più forte di Minecraft? Ita sono io. Se non fossi io, potrei fare questa cosa? Eh? Che cazzo vuoi fare? Ok, momento scudo. Tra l'altro, dovrei anche avere fatto l'achievement la il ferro, vero? Uh, yes. Avventura. Oh mio dio, sono divisi in più pagine. Oh noes. Oh noes. Oh noes. Oh boh, oh no. oh, bo come esplora ogni bioma? Ma tu sei tutto scemo, fra. Vabbè, passa snickando vicino a uno skulk, si può fare. Proteggi un villager da uno shock indesiderato senza far partire... cioè? Devo mettermi in un villaggio e aspettare che parta il temporale per far sì che il fulmine colpisca il parafulmine, che merda. Uccidi due phantom... Questa come minchia si fa?! Balestra col piercing e eh, vabbè, facciamogli anche il tatuaggio alla balestra. Chi se ne frega se ha il piercing, non è che mi interessi. Ah, mettendoli in una barca, ok, ok. Era quella la cosa che mi mancava. <ride> mi mancava... La... scusa. Oh boy. No, ma io mi sono complicato la vita tantissimo. Non, non, non avrei dovuto. Vabbè, ok. Pensavo potesse essere una serie breve, non lo sarà. Al massimo, la splittiamo in due video. Quella di tutti quanti gli effetti del gioco so che c'è una tecnica particolare che, che devi riuscire a diciamo in qualche modo incastrare, ma si può fare, raga, si può fare. È solo sbattoso, ma lì vi informerò su come fare. Quindi che facciamo? Iniziamo a scendere. Scendiamo. Yeet! Fico eh! Ho anche illuminato una parete. <ride> Ah! A cosa serve la fornace se hai lo smoker? Beh, certo, um, da qualche parte il ferro lo dovrò pur cuocere, no io? Sì, no, ma tranquilli. Tanto ripeto: questa prima live l'ho iniziata un po' a cazzo. Dalla prossima, quando avremo fatto un po' di roba qui oggi, magari ci mettiamo a... a pensare a una strategia effettiva. Per il momento non è necessario. Cioè, meglio lo sarebbe, però. Who the fuck cares? <ride> Sono fortissimo cazzo L'ho ucciso con una sola spadata Ah è quello di prima Stupido Non c'era arrivato Marosele è buio Marosele è caldo soprattutto uh. mm. Bene Fine cave Bello v v divertente! Oh? 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 Ho sentito cose. Ho sentito suoni. Aha! Vinto attesa. Magari facciamo anche un secchio già, vero? Che ne dite? Non è una pessima idea. Forse un'idea terribile, ma non mi pare. Ah. Dai, ce la puoi fare. Credo in te. Datti una cazzo di mossa. Cosa voglio fare con un secchio? Mettertelo in testa. Ereless Raptor, professional Minecraft player. <ride> Maro Complimenti, ma questo è il caldo. chat Questo è il caldo, vi giuro che sono in grado di giocare a questo gioco. <ride> è perché stavo pensando al secchio messo in testa a qualcuno. Quindi, nella mia testa si è formata l'immagine di un secchio sottosopra, no? <ride> Creeper. Oh, man. sei fra vabbè state lì nessuno ha chiesto il tuo intervento bellina come cosa però c'è cioè, tipo l'idea sarebbe quella di fare una una rush contro il drago. Ma ogni 8 minuti aggiungiamo una un overlay. Quello deve essere bellino, prima poi lo proviamo. Non una speedrun effettiva, ma proprio una rush ogni 5 minuti, tipo aggiungi un overlay. Pam, pam. Non so se sia l'idea giusta fare sciopare ogni volta i creeper. Magari è un'idea terribile, eh. Però, io mi diverto a farlo. Un po' sadico? Probabile. Great. Vabbè, ma non la farei in ovviamente nel caso. La farei in Minecraft normale. Senza... senza la. Cioè, meglio con la Natural Regeneration attiva. Ma ho visto bene. È un mineshop quello? Oh, Achievement not today, thank you. Mamma mia, che bello che sono. Sono il migliore. Sono il più figo. Sono il piuttosto. <ride> piuttosto cosa, tier. Piuttosto scemo. <ride> Quando riporto la UBHC Oh Allora, io ve lo annuncio. Quando tornerò a streamare su YouTube, Dato che ve l'ho detto, per me ormai non è più una questione di quando. O meglio, per me ormai è tanto una questione di quando ti sposterai su YouTube a streamare, non più tanto una questione di se. Fatemi abbassare il volume del gioco, però. Oppure basta che faccio così. Per me non è più una questione di se mi sposterò da Twitch, è una questione di quando mi sposterò da Twitch. Quindi vi prometto che, siccome la UBHC va contro le regole di Twitch, ma non quella di quelle di altre piattaforme, quando effettivamente tornerò a streamare altrove, una UBHC la organizzo. Ah, aspetta, qua posso fare un altro achievement io, vero? Aha! Bene, ok, molliamola giù perché mo non mi serve. merda la mia ultima live sarebbe carino fare un ban per cent è che facendo un ban per cent io poi vado di fatto a a rovinarmi l'immagine non conviene grazie tocroc per il quinto un bacione thank you thank you thank you Giga cuori in chat per te. Mica, mm ma il mineshaft quanto si stende? Cioè, è lì, ma è anche di... Non ci provare! figlio di una latrina ok Grazie, Ste per il sesto, bentornato, bello, un bacione, come stiamo? Regà, sono solo gli achievement vanilla. Che vi siete sognati? Quando mai ho detto di essere moddato? Chi l'ha mai fatto? Ehi, ubriachi. Oh boy. It's an Endermoon. Bro. Stai fermo lì un attimo. Ormai sono esperto nell'uccisione di quelli come voi. Quelli come voi, maledetti infingardi che merano le mani. Ecco cosa sono. Sì è vero ragazzi, su YouTube non ci sono betto punti canale, non ufficiali quantomeno. Ma al di là del fatto che YouTube può sempre aggiungerle queste cose. Cioè se il contenuto di una live è soltanto punti canale o achievement, beh vuol dire che quella live lì è messa male. Giusto? Grazie Force per il ventottesimo, un bacione. Niente, speravo di ottenere una. Una ender palla. Su YouTube il prezzo delle sub è configurabile. Puoi metterlo da 99 centesimi minimo fino a tipo. 499,99. Puoi decidere tu che tipo di livelli di sub fare. Ma. Mh, cioè, ultimamente me li sto studiando un attimino. Perché le ho, le ho attive anch'io le sub su, su YouTube. Uh, però sono lì perché le ho attivate per capire. Ah, vediamo più o meno quando faccio le live qua durante i test che ho fatto a marzo. Uh, vediamo per. Um... cioè, vediamo di capire. No. No. <ride> L'italiano è difficile. Ok, devo iniziare già a fare spazio nell'inventario perché fa turbo schifo. Cosa cazzo devo fare? Ah, giusto. 1 2 Ah, ho fatto un altro achievement che è Suit up. E ora dovrei farne un altro ancora che è quello per l'intera armatura di ferro teoricamente, no? Mi, bancano, mi mancano i pantaloni. Necessito la bandalogna. Give me the bandalogna. Ah! Stronzo. Sono <ride> spaventato. Se non si fosse capito mi ero leggermente spaventato in quel preciso istante. Ma è stata passeggera la paura. Dai, per favore, ce la puoi fare ancora uno. Ancora uno. Ancora uno. Ah. Goduria. Aspetta, aspetta, aspetta. Non ci credo che non c'è l'achievement. Ma vaffanculo. Ok, profimi Pro Vabbè, grazie. Sono diventato giovanotti. Prossimo achievement da fare? Suppongo andare nel Nether. Fare l'ossidiana e fare roba in diamante. Ok. Con estrema calma si fa tutto. Grazie, Joe, per il dodicesimo. Un bacione. Thank you, thank you, thank you. Bello. Bentornato. Abbemus Bandalogna. Eh, yeah, we actually do have the Bandalogna. This is a dream come true. Now I can Bandalogna in peace. E non nel senso che ti pisci la Bandalogna, però abbiamo capito, no? Mm. Dov'è la fonte di tutta quest'acqua, eh? aspetta è qui ho visto c'è una fonte c'era una fonte ho rischiato di morire no ragazzi purtroppo devo, devo, ammettere, devo ammettere una cosa io non scavo solo il diamante scavo anche tutti gli altri materiali perché sono fatto così non ce la faccio a scavare solo il diamante. Scusate se vi ho mentito per tutto questo tempo, ma. Non potevo più tenermi questo segreto addosso. Oh! Mamma mia, che tipo tosto! Aia! Quanta cazzo di gente c'è? Fuggi, 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 acqua, fuggi! Uh, chest! Fico. Guarda quanta roba bella. Ah, i semi di zucca. Teo, lascio giù la zucca intera. Ok. Gran mira. Tazzone. Name tag. Quale? Le palle luminose servono a qualcosa? Non penso, ma le prendo su. Se mi dite che servono a qualcosa, ok, le tengo da parte, altrimenti le cestino. <sussurra> Sono solo cibo? Eh, allora che palle. Però dai, non potete dirmi che non sembrano una sacca scrotale luminosa. <ride> le fotopalle, no, fra. Non puoi chiamarle fotopalle. <ride> Hello dude. Addio dude. Hello dudes. C'era un po' di gente qua. No, 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 ma fotopalle cioè mi piace come nome. Mi scoccia quasi di non essere arrivato prima. Io a un nome del genere è troppo bello fotopalle. Per chi non lo sapesse in greco Fos. Mi sembra sia Fos comunque dire foto qualcosa si riferisce alla luce: Fotosintesi, no? Capito non è lo sviluppo delle fotografie dei rullini sono robe che hanno a che fare con la luce. Eh. I fotoni. Tipo. Fottitire il culo. Sono tutte cose che hanno a che fare con. Con la luce. Oh la melonsia. I semi di cucurbita. Tirali su. Possono sempre tornare utili. Allora. Direi che abbiamo abbastanza ferro per questo primo viaggetto. Sottoterra. Cerchiamo giusto dei diamanti, giusto per fare anche quell'achievement lì e magari farci anche, che ne so, un enchanting table, così. Non sarebbe male, me ne bastano 5. E magari anche più di 5 diamanti sarebbe opportuno, eh. Ora facciamo i fichi. Non abbiamo fatto i fichi. <ride> Volevo saltare e fare boing 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 e uscirne vivo, ma invece no. Ah, ecco dove siamo. Hello. Ho visto Mob despawnare. È possibile. Allora. Non c'è il Quella puttana di tua madre, una puttana. Tu dirai fattuale. Io dirò: C'hai ragione, stronzo. Bro, un attimo. Sto costruendo l'arma con cui ammazzarti. Un secondo. Stavo per lasciarci la pellaccia. Mm. Succhiami lo scroto. Eh, vabbè, ma voi, voi, voi dubitate troppo delle mie capacità Minecraftiche. Io vi ricordo che sono un pro player. Ok? Gioca questo gioco da quando voi non eravate ancora nati. Quindi statevene cazzo zitti. Aia. Ah, yeah. <ride> Aua. Wait cos'è che devo fare? Devo far uccidere uno scheletro da un altro scheletro per farmi troppare un, un CD, vero? No, vero? No, era uno zombie da uno scheletro per il CD. O il creeper da uno scheletro. Vabbè che è più facile trovarlo nelle chest, però... Quanto è rilassante questo gioco proprio senza musica in sottofondo? Ma che bello che è. Best game. Il charged creeper per le teste. Merda, quello sarà tosto se c'è un achievement con le teste, ma questo non, non lo so. Non ho idea. Mattia, non ti sei segnato quello che dovresti fare? No, <ride> onestamente, no. La prima live ho detto la faccio scialla, vedo cosa riesco a fare. Poi si vedrà Intanto la prima lei voglio giusto sciallarmi Poi dalla seconda abbiamo, Faremo una sorta di Piano d'azione per capire che cosa dobbiamo puntare Ora ritiro sulla nametag Regà c'è santo un po' di gente Secondo L'avevo vista la nametag Tranquilli non è vero Grazie per avermelo fatto notare Ehi. Sì che ho fatto dei circuiti di Redstone che hanno fatto piangere Tech, ma li ho fatti Tipo una volta avevo fatto una roba con 25 blocchi di slime. Tutto quanto ipercomplicato quando Tech mi ha detto, ma bastava tipo 1 e 4 pezzi di redstone. Vabbè ma io l'ho fatto. No l'avevo fatto su, su Frigeria forse? a frigelia non su frigelia Esatto su Inia pare che qua ci siano delle caverne particolarmente profonde comunque a quanto siamo siamo a meno 20 d'altezza hm. È vero, anche in Pandora 1 ne avevo fatto uno di circuito per avere la scala che si apriva e mi faceva entrare direttamente nel, nel magazzino. Maro no, mi son cacato. Ma proprio di brutto. Eh, per fortuna che ho i boxer neri, altrimenti si sarebbe proprio vista la sgommata marrone. Si vede anche sui boxer neri, fun fact. Però. Uh, no. Dove, dove, dove il diamond? Dove, dove, dove il diamond? Porca, porca, porca troia! Questo non mi piace. Vaffanculo. Cool. Porca merda. Poi, giustamente, come mi fate notare voi, se non avete i boxer addosso, non potete cagarvi addosso nei boxer, giustamente. uno scacco matto. <ride> allora, io in realtà in questo punto potrei fare già un altro paio di achievement. Tipo quello del passa sniccandoli vicino. E magari anche tipo ammazza un mob in modo tale da far um, espandere roba. Non lo so. Potrebbe essere un'idea del cazzo, ma un'idea. Hai preso questo achievement molto bene ora me ne posso anche andare uh, sta calmo mentre di là devo andare a uccidere quel ragno Sì, se volete guardo se c'è le A parte che dubito sia qua Altrimenti l'avremmo già vista Ma se dovesse esserci sappiate che proprio me la do a gambe elevate Sì, io qua non ci sto sei scemo Bro! Oh! Uh. Broski! Ok, scusa fra Frate Mo, vieni, 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 vieni. A parte che ti puoi anche rompere, te. Ok, perfetto. Problema risolto. Ok, ora siete troppi però. Altro achievement fatto è quelli che riguardano il Deep Dark, bene o male, li abbiamo fatti tutti. Non la Ancient City è il Deep Dark. Sto tanto cercando gli ultimi diamanti, che in realtà sarebbero anche i primi, e poi posso considerarmi soddisfatto e tornare su. Per il momento però non mi interessano. Ma magari ci avvamo su un po' di Redstone. Mollando giù tipo boh. Benissimo, niente realisticamente. Uh. Fate schifo, chat. Siete disgustosi. Dove, dove, dove è il diamante? Eccolo! Oh! Rip, rip. Che cazzo si chiama lo scemo pagliaccio lì? Piristrello! Aia, aia. Stavo parando comunque, ok? Beh, hai scassato il cazzo! Signori, è il momento dei nostri primi di... Non dirmi che è uno solo. Ti prego. Potrei piangere. Tua mamma, quella troia. È un singolo diamante. È un singolo diamante. Put... Ah! Vabbè, mangiamela. Che tristezza. Yeah, Achievement Diamonds. Woo! That's great, honey. Tipo, genitore che deve dire bravo al proprio figlio che ha fatto uno sgorbio. Come disegno dicendo guarda, ho disegnato te mm -hmm. bellissimo, amore mio. Ma va là, io gli criticherò la scelta dei colori a mio figlio. Certo, però, che questo rosso con questo verde ci sta proprio di merda, non vorrei dirtelo, eh. Ci sta proprio male male male, e vice... altro di. No, dai, però così no. Ma così è una presa per il culo. Ma due vene da uno. Non posso avere una vena da dieci, basta. Non ce ne... Non me ne faccio nulla di due. Comunque sì. Contesterò a, a, a mio figlio, mia figlia, mip figli... La scelta dei colori. Allora, carino, eh. Kandinsky sarebbe orgoglioso di te e del tuo operato. Forse più Pollock che Kandinsky. Però figa, cioè, usa dei colori un po' migliori, cazzo. Come faccio se non a venderli su Etsy i tuoi dipinti? Come faccio a guadagnarmi soldi? D'altronde a che servono i figli se non per sfruttarli per guadagnare soldi? Ah no, aspetta. Dovrei fare il Family Vlogger in quel caso. Eh... Tu sei una caverna così perché mi dai del diamante, vero? Cioè ci iniziavo questo corridoio perché tu mi devi dare del diamante, non c'è il diamante. Ma perché tutti quanti possono fare le clip fighe su TikTok e qui dicono ah, adesso scendiamo di qua, scaviamo dritto. Guarda che troviamo il diamante, eh. Poi lo trovano dopo tre blocchi e dicono: Ah, hai visto, regà? No, vi giuro non ho l'X-ray. Perché a me non capitano queste cose, grandi vene di diamante sotto la lava? E se non c'è niente qua ti banno c Hai ragione c'era qualcosa Ti è andata bene Luca Ne sono passati anche 8 Visto che i primi minigame risalgono al 2015 Sì, anche io lo percepisco come 2-3 anni fa. Poi mi ricordo che ho, ho vissuto 4 anni in Irlanda e più di 4 in Italia dal 2015. E lì dico, Mh, in effetti no, non sono passati solo 2-3 anni. Peci. Ah, si scende! Che caverna scoppiettante! No, eh? Fai ah, un diamante! Come on! Come on! Just one little diamond, please. Please, one little shiny rock. Poi giuro che ti lascio in pace. Ciao, Angelus. Immagino per due motivi diversi, ma. Siamo in due, ti capisco. Yeah, yeah, I'm looking for some shiny blue rock. Some shiny blue crystals. Is it gonna be diamonds? Is it gonna be lapis lazuli? Is it gonna be crystal meth? I don't know. Heck, man, I don't know. <laughs> Whatever comes. Hehehe, <laughs> comes. C'ho un cazzo. Wow, è grossa questa caverna. E te fatti i costi tuoi, maro Perché cosa. Eh, raga, po poca luce perché non hanno pagato le bollette i mob della caverna. Ma quella lì è una Lash Cave enorme. Figata, poi andiamo a vedere. Tanto cerchiamo il diamante qui. Whee! Sono il più fico. Cosa cazzo troppo.

Relax the cocks Ah Bella ragaz Ma no, va là tanto non si attiva C'è niente che possa attivarlo qua spavento. Che paiura. Hm. Hm. Tecnica infallibile per ottenere diamanti? Slash game mode creative o slash gift raptor. Minecraft punti diamond 10. Diamanti dietro sul tetto. Secondo me è soltanto la selce siete pirla voi. Ah no! Sono pirla io. Grazie, chat. Per una volta avete ragione voi. Tanto sarà solo uno di nuovo. La vita è una merda. Oh! Baby. Solo un altro. Un altro ancora dopo questo. Of course. Affanculo. Me ne, ne serve un altro. Perché? Sono tutto solo. in non ho diamanti in tasca. Il creeper ha preso il volo. S ah! Smettila di cantare. Ma Ciuchino, non trovo un lavoro che mi piace. Hai trovato un lavoro che può solo accompagnare. Mi fa craftare. Ah, mi fa craftare. Mm. Hmm. Maros no, ha vibrato tutta la scrivania. Mi sono scagato. Comunque, raga, per forza sono stonato. Figa, il mio lavoro è fare il pirla giocando ai videogiochi. Fosse cantare il mio lavoro e io fossi stonato, ci sarebbe da preoccuparsi. E comunque non credo di essere stonato. Credo di essere poco allenato. Essere stonati è tutta un'altra roba. Essere stonati vuol dire proprio non, non avere nelle corde... ...la capacità di intonare niente. No, non è una chitarra rotta, è una chitarra scordata la mia. Sono due cose diverse. Suona male, eh, però suona. Ah, oh, vabbè, Leo ha anche studiato per farlo. Che vuol dire? Eh, adesso vorrei sentire voi. Dai, tutti esperti, Mo. Tutti esperti siete. Action itch. Io ho fatto il conservatorio e 20 anni di canto. Ok, fra. Io ho un lavoro e quindi non sto scherzando. Scusa, questo era sul personale. Chiedo scusa. Voleva essere una battuta. Mi è uscita cattiva. Volevo, volevo dare una risposta antipatica. Tutto qua, mi è uscita più antipatica di quanto mi aspettassi. Ehm. Uh... Ho perso un diamante 10 minuti fa e eh, vabbè suc. Comunque sappiate che da Twitch voi vedete spesso come diamante quello che è il lichene, in realtà. Quindi... Mh, potrei averlo perso, potreste esservi confusi voi. Ma ormai si sono passati 10 minuti, è anche andato. Colpa mia che non l'ho visto, eh. Però è anche andato. Oh, magari le live karaoke. Se voglio farmi chiudere il canale, è un'ottima idea. La live, la live karaoke. Scavo solo il diamante. Questa è la mia torcia. What the heck? Sono confuso Come faccio a zoomare? Eh ho una macro che praticamente mi Aumenta il fov E lo riabbassa Io premo un tasto vedi lo aumenta Lo mollo E me lo, me lo abbassa Che però teoricamente Credo che la Optifine faccia effettivamente quello cioè, se io premo, Zumma. aumenta il FOV. L la Optifine fa quello. Fichissimo. L'ho capito adesso. Mattiana è una palese. Io non ci ero mai arrivato. Ciao, Fra. Ciao, Bro. Mi fa zoomare. Ah, mi fa zoomare. Testro. Non sponi niente. Non sponi niente. Cazzone, 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 cazzone. Provo con il FOVA 30 e zoomare. Guarda. Allora. Inquadriamo esattamente. Ah, dite... Aspetta eh. In realtà lo fa in proporzione, mi viene da dire. Perché questo è FOVA 30, questo è lo zoom. Però il FOVA 90, zoomato, è l'equivalente del FOVA 30. Forse un po' di più. Forse a 40. Ma in tutto questo devo andare... Barabara barabara barabara. Sto craftando, prego, non mi disturbare. Dove cazzo è sto diamante? Figa, uno, uno, me ne serve uno! Ok, qua dovrei trovarlo. È vero che c'era la Lush Cave che dovevo ancora guardare per bene. Minchia, l'avevo già rimossa dalla mia testa. Andiamo benissimo, chat. Oh, fatevi una vita voi tre. I gemelli. Sono Gianni Pinotto e Gian Gianni del, della prima palestra di Pokémon Bianco e Nero. Avevano dei nomi stupidi quei tre. Urca ho finito il diamante. Eh sì, non il diamante, il carbone. Go sbaglià. Chat, non vedrete una sega per i prossimi minuti. Cazzi vostri. In realtà anche i miei, perché non ci vedo nulla neppure io. Chicco, Maisello e Spighetto. Allora, capisco il joke con i vari tipi di cereale. Però, fra se ti chiami Maisello, sei proprio stupido. Cioè, chicco e spighetto ancora ci stanno come soprannomi: Maisello è proprio da stronzi. Vuol dire che ti odiavano. però fatti una cazzo di vita. TR non si vede niente e eh, vabbè aumenta la luminosità dello schermo. TR non si vede niente lo stesso. Siamo... Tranquillo siamo in due. <ride> Se vedete che ho tolto gli occhiali è perché ho gli occhiali sporchi, come sempre tanto. Eila! Con che reazione esagerata per un singolo diamante. Comunque ora li ho tutti, vero? Ok, posso tornare in su. Guardate, facciamo giusto al volo un bel picconcello. Hai trovato un piccone che può solo accompagnare... Vabbè, io dico per ora, lo so che poi mi servirà altro diamante. Perché devo fare altri achievement che richiedono altro diamante. Cazzone. Però per il momento va bene così, eh. Ne prendo abbastanza per fare cosa? Ma direi per il momento l'enchanting table e il portale. Lo facciamo sul portale però. E eh sì, per la gioia di Nico lo faremo con gli angoli, altrimenti c'è da lamentarsi anche qua. Perché va bene, accetto la critica durante le Rush, ma non la comprendo a causa del fatto che non ho tempo da perdere. Qua non ho tempo da perdere. nel senso qua ho tempo da perdere volendo. Cosa cestino? Ma che belle sono le musiche di Minecraft! Ah, ah ho fatto un altro achievement, quella del, dell'ossidiana stessa, benissimo. E che io non me ne rendo conto, sono un pirla. Colonna sonora di Minecraft maggiore di qualunque sia la tua colonna sonora preferita. E questa non è un'opinione, è un fatto. Senti che bella! Quant'è pacifica! E questo perché? Perché sei in una fottuta Lush Cave, che è tra virgolette l'oasi delle caverne di Minecraft, quanto è bella! Ma guardate che la playlist delle canzoni di Minecraft, o meglio, proprio C418 come artista io ce l'ho spesso in ascolto su Spotify. Non spessissimo, ma abbastanza spesso. Tipo la sera se ho bisogno di dormire o mentre sto viaggiando e non ho voglia di. Mh, di ascoltare musica particolare. Ormai le, le colonne sonore del mio viaggio sono o musica di Minecraft o Masayoshi Takanaka. O se sono in compagnia di Claudia, musica anni 2000. O i BTS. Però quello è quando li sceglie lei. Però... Ma pure i cugini ti sei portato dietro. Gli 883 hanno ucciso l'uomo ragno. Chi sia stato non si sa. Forse quelli della mala, forse la pubblicità hanno ucciso l'uomo ragno. Non si sa neanche il perché. Avrà fatto qualche sgarro a Loretta Naberte. Pensavo mi avesse droppato una patata. Raccogli un 80 così fai il portale 20x20, ma un giorno lo farò. Faremo tipo il Peter Nortal. Non vedo l'ora. Sarà una live orribile in cui passeremo tutto quanto il tempo a. Spavento. A fare questo macchinario iper complesso per spostare un singolo blocco, lasciando intatto però il portale effettivo. Sta divertente fare il Peter Nortal. 17 dai, manca l'ultimo. Grande Gex, è il migliore. Ah! Bene! Diamante trovato, Ossidiana reperita. Io direi che possiamo anche uscire da qui. Magari facciamo proprio una breve camminata per questa cave. Che se dovessimo trovare altro diamante, lo yoinko su. Altrimenti ce ne andiamo. Che dite? Ma lo yoinko su, proprio termine corretto, è terminologia specifica. Sì, 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 regalo. Sto... No, ma voi non avete capito, io non sto copiando Fieric. Io sono Fieric. L'ho detto a inizio live che ho preso ispirazione da lui, che però lo fa con molti achievement in più. Io sto facendo giusto quelli vanilla. Perché mi ha fatto ragionare vedergli iniziare la serie con gli achievement mille mila. Io non ho mai patinato Minecraft, voglio farlo anch'io. Grazie Richard per l'undicesimo, un bacione, grazie mille, bello. Odori diamanti, beato te. Io soffro un po' di anosmia. No, non è vero, semplicemente non mi aspetto di vedere diamanti qua. Okay, non vedo più un cazzo. Mi sa che me ne vado. Sì, sì, non vedo più una turbo-sega. Però qua giù magari c'è roba. Mm. Mi lascio sempre in gola Cantè. Tu. Ah, che cazzo troppo. L'ametista in realtà è comoda perché mi sa che serve per il binocolo. O meglio il pinocolo perché siamo nel mondo chiamato pino. C'è qualcos'altro qua attorno? C'è del diamante? No, però c'è una risalita. Diamante? Non c'è diamante? Sì. Aia. Dai. Grazie. Ah. Wait, ma ci sono pesci, quindi vuol dire che qua arrivo proprio in cima in cima in cima. Stratopico fra. Sto solo era dentro Minecraft o è stato fatto fuori di casa? Mi sa che era in Minecraft, figa che ansia, bene. Giusti, giusti, si è anche rotto lo scudo all'ultimissimo. E siamo bene o male dove siamo partiti. Comodo. Fico. Va bene. No, che okay, era fuori. La madonna sta tuonando. Che bello. Col pota sei proprio Bergamasco, che cosa magica. <ride> allora, punto primo all'ordine del giorno: Nanne. Ah, yes, uh, tra l'altro, Achievement delle Nanne. Proprio Achievement delle Nanne, proprio Trademark. Sì, sì. Ok, bene. Mo che fa? Mo che famo. No, non ho ancora fatto la casa. Ma è il prossimo passo a farla a casa. Tra. Vaffanculo. Potrebbe essere una cosa carina andare a cercare una, una zona in cui sistemarsi. Penso di sì. Dai Andiamo a cercare una zona in cui creare casa, va là. Dove farò la casa? Non ne ho idea. Vorrei tanto saperlo, ma non ne ho idea. E comunque quanti, quanti biomi ho attraversato, perché c'è anche quello di Achievement. Dieci! Ah, è vero che ora esistono anche quelli sottoterra. Maro! Ehi, tu porco. Dammi le tue costolette. Ho appena realizzato che non ho alcun tipo di, 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 di carburante. Eh, vabbè, carburante, abbiamo capito. <ride> Sto senza nafta, semi-cheat. Um, allora. Posso dire che non ho idea di dove potremmo piazzare la casa? Ma forse da qualche parte là in cima? Là in cima sarebbe fico? Non lo so. Forse sì, forse no. I don't know. Aia. Uh, ma quella è una flower forest, che se non sbaglio mi serve anche, quindi, 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 let's go. Andiamo in cima alla flower forest a posizionare la casa, così siamo uno in alto e lontano da tutti e tutti, che forse è una pessima idea perché che rottura di ballo ogni volta fare su e giù. Mm. Più che altro, ora voglio capire. Eh vabbè, aia. <ride> Ti amo. Nella, nella Flower Forest spawna Celebi, avete ragione. Magari piuttosto che andare là su in cima, mi potrei mettere lì. Dove ci sono quelle. quelle. fiori! Non so che fiori siano, cosa sono, tulipani rosa. Ora ci mettiamo lì e faccio la casa più fica di sempre. State a vedere. Allora, punto primo all'ordine del giorno. Piazza giù la crafting. Punto secondo. Piazza giù lo smoker e metti a cuocere del legno. Perché non funzioni? Dovresti funzionare. A rigor di logica, smoker dovrebbe sm... Vaffanculo. Ah. Allora. Hmm. Mentre qua cuoce un po' di roba. H loro. E che vorrei fare una casa carina ma neanche troppo esagerata. Perché, cioè, è una serie che durerà poco quindi non, non mi interessa costruire cose belle. Ehm... Um... Ma se facessimo una casa di terra? Perché no? Deciso, regà, casa in terra, momento. Certo che potevo... vabbè, sono un idiota. Guarda qua che bella questa collinetta, giusta per essere abbattuta. E se piove vabbè mi si scioglierà la, la casa in testa oppure sarà semplicemente più compatta che ne sapete voi? Ah sì, ce lo facciamo bastare questo stack e mezzo circa. No, prendiamo uno stack e mezzo effettivo, mi dà fastidio, se no... Uh, uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Ok. So... Non ho voglia di fare una casa seria, quindi beccatevi la peggio merda, ve lo dico. Ci ho, ho già rinunciato. <ride> L'idea di fare una casa carina è già andata a monte. Allora... Non ricordo mai come si facesse la, la Blast Furnace. Blast, no, non posso saperlo. Cazzo! Cosa sono? 3 di pietra e 5 di ferro? 3 di ferro e 5 di pietra? Blast, fornace, Recipe. 5 ferro. 3 pietra biscottata. Okay. Benissimo, dammi la pietra, 1, 2, 3. Camera, che c'è? C'è il terremoto, sì il terremoto, buonanotte. Il, uh... il temporale ti fa paura, amore mio. Ciao patatina, bella, sì lo so. È brutto il mondo quando, quando c'è il terremoto. E eh, il temporale di nuovo. Aridaie con questo terremoto. Allora. Fai bop, bop, biscottala. Oh, che brutto temporale! Proprio brutto. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andiamoci a fare la blast furnace. Perché poi con la blast furnace possiamo cuocere molto più in fretta tutto il resto del ferro che abbiamo. E dell'oro, non dimentichiamoci l'oro. Anche se in realtà non ho abbastanza charcoal Quindi devo farne altro Ye ye Quindi utilizza parte del charcoal Per fare altro charcoal No, sbagliato Fammi un attimino terraformare sta zona. Dalle balle anche Anche questa roba qua appena abbiamo finito di cuocere tutto e poi ci mettiamo a tirare sulla casa. Anzi, prima in realtà vi dirò: vi devo dire, vi devo dire, vi devo dire, mi serve quello non fa niente questo. Grazie, grazie, vabbè, grazie, Bloody Raven. Un bacione, thank you. Beh, rompiamo questo boy. Metti, ma c'è la host di Sottotondo, di, di sotto vabbè, non sto più parlare. Perché mi chiedete una host di sottofondo quando c'è? E grazie... Per la sabba, un bacione. Perché se ci siano altri pezzi di legno qua, ma non mi pare che l'albero grosso ne abbia altri in giro. Eh, spaccalo dall'albero di betulla. L'ost del gioco non è deprimente, è rilassante. È deprimente se ti approcci a Minecraft come gioco deprimente. E, e trovi deprimente il fatto di essere completamente soli su un mondo deserto in cui sei l'unico essere umano. Quello sì è, è, è deprimente e opprimente. Ma se lo pensi come un gioco in cui sei davvero solo e sei l'unico essere umano, può essere anche fico. Oh, a me piace. Allora. Cominciamo la costruzione della casa nell'unico modo in cui so costruire case. Punto primo. Un, due, tre, quattro. Tre. Assolutamente tre. Poi fai uno, due, tre. Uno, due... No, devo... Uh, mm. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, qua. Ok. Poi uno, due, tre, quattro. Devo incastrarla nel, uh, nel muro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei... 7, quindi qua. Uh, aspetta. Tanto nessuno lo saprà mai vero. In realtà forse io lo saprò. Lo scopriremo poi. Eh, comunque stavo dicendo. Uh. lo incastriamo nella qua sotto e poi la facciamo scendere verso il basso la casa Poi vediamo un attimino come muoverci una volta dentro allora per il resto dammi il goldone qui e poi la casa la facciamo in terra come detto quindi uno due tre Aha. Aha. Buono. Buonissimo. Dopodiché il tetto. Non so in che materiale farlo. Penso che alternerò legno di oak e effettivamente poi la terra. Per dire qua fa già cagare, poi lo andiamo a riempire. Ma è l'ultimo dei problemi. Il modo in cui è fatta la casa. Ma sbaglio, l'avevo fatta più lunga io. Ho sbagliato qualcosa. Dovevi essere più lunga tu. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, teoricamente, qua. Mentre qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qua, ah, questo è stato l'errore. Ok. Ho bisogno di cuocere della pietra, ma ho il temporale. Chat, spero di non crashare da un momento all'altro. È possibile visto che sta tuonando tanto. Parecchio. tipo di pasta preferita, ma dici tipo il, 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 il sugo, proprio il taglio della pasta, non so come dire... No, mi disturba la porta centrata. Sugo non saprei. taglio anche non saprei la pasta ha tutta lo stesso sapore quindi non me ne frega un cacchio del gusto che ha Forse il pesto, forse il ragù. So che è standard, ma. Forse è la mia risposta è effettiva. Poi la casa ovviamente sarà raffinata e all'interno avrà il pavimento di legno sono un uomo di classe io insomma Scusate, okay. mi serviva solo se no mentalmente, non ce la potevo fare, non sopportavo l'idea. Quindi prendi qui: fai boh, una ventina di slab. Per il momento, non di slab di, di oak planks. Che raffinatessa Poi Magari iniziamo a piazzare giù il letto E lo piazziamo hmm. Allora presumibilmente qua avrò la scala Che inizierà ad andare giù Quindi qui può stare il letto Ah E finisci tu Vabbè nel frattempo faccio un'altra cosa importante Aka. Faccio crescere il berì E voi dite Tierman, scusami non puoi cioppare quelli accanto E eh no poi rovino il paesaggio Ma mi hai detto che non te ne frega E ho mentito non ce la faccio ok Ho mentito Sono un menzogniere Ma ah no, questo qua, raga, non è un eco-mostro, è un ecologico mostro. È tutto fatto di legno e terra. Un domani questa casa scomparirà e nessuno si accorgerà del fatto che qui ci sia mai stata una casa. Perché è tutta quanta biodegradabile. Raga, sto facendo la casa biodegradabile su Minecraft. Che volete di più dalla vita? Come fare una casa biodegradabile su Minecraft? Eh, costruisci cose. Bravo. Finito. Ah. Hmm. Hmm. <ride> Mi fa cacare così. <ride> è proprio cessa. Lo so, lo so che è strana, ma a noi piace così, vero? Tanto ripeto, deve essere soltanto una casa. Mi interessa se è bella? In realtà, sì, ma facciamo finta di no. Sembro piuttosto se... se. mostro al mondo intero che non me ne frega niente. Apatico, stoico. Forse non è neanche il termine corretto, stoico in questo caso. Vaffanculo. Uh, sì, sì, ora aggiungo anche gli scalini davanti, tranquilli. Però non ho ancora finito io col tocco di classe. Eh. Un secondo. Secondo che ve lo faccio vedere. Qua fai bop, bop. Bop, bop. Pop. Poi fai bop, bop. Pop, Pop. Pop. Ok. Fammi un altro po' precise. Ah, e poi fai anche questo lavoro qua. Potrebbe sempre servire, non ho idea. Ah. Fa proprio cacare. E voi direte, tiare, il resto? Terra? È pur sempre una casa in terra, no? Anche se... Realisticamente io vorrei portare qua su della... Dell'erba... Così fai un bel giardino su in cima, no? Eco-friendly, regà. È una casetta eco friend, Ma che eccesso. Quella sarà la finestra. <ride> Questa sarà la finestra, regà. Ma no, non così. Fa proprio brutto, cioè è proprio brutto da vedere. Fa proprio cacare. <ride> non te rompi qua, rompi qua, subito mi da fastidio. No, però io volevo l'ingresso di là. E eh vabbè posso comunque tenerlo così. In realtà non era male come idea. Cioè, in realtà fa cagare, però facciamo finta di no. tranquilli risolviamo tutto non vi preoccupate bello vero chat ditemi se non siete innamorati anche voi di questa casa no! E ora non è la casa più bella che avete mai visto Lo so Tierless Raptor Professional Minecraft Player eh! oh! Oh! Ah, sono spaventato Mi ha abbassato giù Così mi sembra invece troppo opprimente. Però forse ha senso. <ride> Ragazzi, la casa più brutta, non dite bella giusto per farmi sentire un attimino meglio. O, o non dite bella come... cioè... Non dovete dire bella come se foste i genitori che hanno appena ricevuto un disegno terribile da appendere al frigo, ok? No. No. N non è bella, fa cagare. Fa turbo cagare il cazzo. Ora facciamo anche le finestre. Fra, lascia fare che sta finestrella invece sal sal fatto suo. Questa è un po' di meno. Ma questa sa' il fatto suo. Pro, vista fiume, vista lago. Cazzo, questa qua a costa un occhio della testa. Va che panorama. Ho bisogno di sabbia. Lì c'è sabbia. Torniamo e andiamo a prendere la sabbia. Ok. <ride> no, cazzo, ho sbagliato. idilliaco questo paesaggio oserei dire idilliaco no ho raccolto le ok prendi le ceste e mettile intanto allora così da che di qua si andrà giù boh. ma che cazzo ne so io di come metterle Sto mettendo un paio qua. Quasi scende, ho deciso, no? Magari ci pensiamo dopo, no? Tanto prima mettiamo io la merda. Ok. Allora, io ho deciso che qua si andrà giù. Un, due, tre. Beh, in realtà è perfetto. In realtà è perfetto il cazzo. Ma no, si vede che non gioco più a Minecraft da una vita, eh? Che non ho più idea di come fare queste cose. Non ho più idea di cosa sia considerato bello. Vaffanculo. E cosa no? Beh, di certo non questo. Che culo. Ah. 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 No, qua ci sbatto la crapa. E eh, vabbè Regà una volta non avevo un cazzo da fare Nella vita ora c'ho solo Cioè non ha affanculo Non, a, a fanculo, non va, va bene così Guardate mi interessa gran poco Qua sotto magari allarghiamo <ride> Off camera Creiamo uno spazio un po' più grande Da usare come magazzino Per il resto qua non mi interessa niente Guardate molto spartana La decorazione di più non mi interessa. Quindi, torniamo al motivo per cui siamo qui. Gli achievement. Che cosa potremmo fare? Perché ne abbiamo completati un bel po' per ora. Ne abbiamo fatti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Basta. In tre ore <ride> avremmo potuto fare un po' di più. No, dai, due, non tre. Allora, cosa potremmo fare? Potremmo attivare il portale del nether. Potremmo uh, cercare uno zombie villager. Il diamante non ho voglia di tornare giù potremmo fare un enchanting table ed enchantare qualcosa. Quello si può fare. Quindi prendi qua 1, 2, 3, 4 e ho bisogno di un libro, quindi 1, 1, 2, 3. Crafting. Ok. Quindi... Prendiamo. Vabbè. Cosa mi conviene enchantare? Un pezzo di armor? Ma sì dai, enchantiamo un pezzo di armor. Prendi quella in ferro. Dagli protection 1. E abbiamo fatto un achievement! Yeah! Ok, buono, normale. Dovrei coprirmi di diamante e poi fare le robe del Nether. Ma non è il momento. Quindi che cosa potremmo fare? Potremmo, 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 potremmo... Mm. Craftare un arco e iniziare a sparare a cose? Non lo so. Leggi il power signal di una chiseled bookshelf usando un comparato. Scusa, che cazzo ho appena letto? <ride> Cos'è questa roba? Che significa? Vabbè, usa un totem Villager. Non lo so. Sticky situation. Salta su un blocco di, di honey. Non so come si farmino queste robe. Devo davvero fare una cosa per stile? Ma tu sei tutto scemo, ma ci metterò vent'anni a finire sta serie io. Allora. Allora. È un po' presto, ma volendo questa si può fare. Scaviamo un buco che va giù fino alla bedrock. E poi tiriamo una scalinata che va su in cima fino in cima al mondo. È un'opzione. Questa non l'ho capita, ad esempio. Però va bene, non lo so. Devi usare un comparatore. Per attivare una miccia di redstone. Grazie alle librerie nuove. Mi fido. Allora. Facciamo il portale e mettiamolo qui. Perché qui? Perché sì. Guarda Nico, lo faccio per te. Con tutti quanti gli angoli. Ok, ci siamo. Portale finito. Ho bisogno di gravel. Hmm. Non so se ho della gravel con me. <ride> non ho della gravel con me. Turbo rottura di coglioni. Ok, allora andiamo sott'acqua, prendiamo della gravel e... Aia. Oh, gravel. Grazie. Ho bisogno comunque della sabbia. In effetti potevo farmi una porta, eh, non ci ho pensato. me ne basti un altro soltanto di sabbia ok è vero ora faccio il fornello sotto così si accende che cosa bella quella del fornello maro posso dire che quel, quello spirulino là in alto è fuori luogo non mi piace 0 su 10 Ok, facciamoci il flint and steel, andiamo ad illuminare il portale così che si possa poi entrare nel nether. Hmm. 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 No, non so cosa potremmo fare, raga. Sono già bloccato. O andiamo nel nether. E davvero cerchiamo di fare una di queste cose? O torniamo in caverna e cerchiamo di coprirci di diamante? Oppure ancora. Uh, aspetta, aspetta, aspetta. Questi sono fattibili: Fishy business e Tactical Fishing. Quelle le potremmo fare. Aspetta, dove sei? Tu vieni da papà, e tu servi per Fishy business.

pennello e archeologia credo di aver bisogno di uno specifico tipo di sabbia però per fare quella roba no ah, ma il salmone posso anche lasciarlo lì a morire Tiè. ora da bravo sadico ti guarderò schiattare <ride> Dicevamo? C'è un creeper, c'è un creeper, c'è un creeper. Dormi. C'è un mostro, non posso dormire. Ok, posso dormire. Allora, ho bisogno di legno. Ho bisogno di legno. Ho un assoluto bisogno di legno. Vabbè, intanto fai i pannelli. Fa che bellezza. Ah no. Eh. Chic. <ride> chic. Patrick Chic. Un momento molto Patrick è stato. Che spavento ogni volta. Tada! La casa è finita! Eh beh, ora sì che è una casa. Maro. Che eccesso! Che eccesso! Allora, prossimo step quale potrebbe essere? Entriamo nel nether e facciamo quello che deve essere fatto nel nether oppure torniamo in caverna, cerchiamo diamante e boh, non saprei. Ah, ah no! No, è giusto, è giusto, è giusto, è giusto, è giusto, è giusto che sia lì, è giusto che sia lì la porta. È giusto che sei lì. Caverna, bro, penso sia più safe. Sì, ma a me non interessa di fare le cose safe. Mi interessa fare le cose fiche. E se andassimo a battere l'Ender Dragon già adesso? Chi ce lo impedisce? Ho bisogno di un... Um, <ride> di uno scudo, però. Utile. Potrei rifare. Sì, dovrei rifare i tools. Avete ragione. E un arco. Possibilmente quindi, com'è che si ha l'arco così? Ma no, ogni volta io faccio casino. Per il resto va bene, guarda. Frecce, porta via questa. Ecco cosa potrei fare. Potrei tentare di malmenare un, um, un, um, uno scheletro da 50 blocchi. Ah, è storta in quel senso, chat. Ma che cacapalle. Vabbè, una porta per Mancini. Qual è il problema? Mancini, l'allenatore dell'Italia, eh, in quel senso. Allora, fatemi andare nel nether. Fatemi ottenere un paio di achievement relativi al nether. E poi, nel caso, si fa altro. Però una roba per volta. Punto primo, we need to go deeper. Punto secondo hot tourist destination. Quindi quello del, dell'esplorazione di cose, aspetta, che ti faccio uno screen alle coordinate che non si sa mai. 80 quant'è che è? 80 94, 6. Me lo ribecco in chat. Aspetta, 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 aspetta. Ainid some rame. Ainid sono rame. Dammi del rame. Figa, è ovunque quel blocco inutile. Quel materiale del cazzo. Dai, figa, ogni volta che scavi lo trovi. L'unica volta in cui mi serve non c'è. Minecraft, perché mi vuoi odiare? Fucking hell. Hmm. C'è una caverna alla mia destra. Devo inciamparci dentro? No, girerò. Please. Non dirmi che ci sto scavando sotto. Piango se sto scavando sotto. Mi sa di sì. Dove cazzo stai, fra? Tra un po' mi rientro in casa. Qua scompare. No. Ma lo sento solo a destra per giunta al suolo. Rame! Ok, spero mi basti, dovrebbe bastarmi. Tornerò a cercarvi ragni. Ma non è questo il giorno. Dammi la, la blast fornas dove cazzo sta? Eccola la blast. Dammi la blast fornas. Cacciaci questo, cacciaci questo. Quanto rame serve? Non ne ho idea. Non ho proprio idea di come si crafti. Hmm. Ma vaffanculo, ne bastavano due Ma che merda, ragazzi <ride> Che tristezza Mi aspettavo qualcosa di molto più... Non so come dire, no? Vabbè È un pipotto, rega, è un... è un pene circonciso Con il glande esposto Che in realtà è la meteista. vabbè Lame Oh, Gast, aspetta che ti devo inquadrare Ciao Eh. <ride> Tutto a posto. Oh, oh. Return to sender. Return to sender. Fai return to sender. Cazzone, fatti colpire. Tu non mi attaccare. Yes! Tu hai scassato, cazzo. C'è una gastiera da qualche parte? No, non c'era la lacrima, come non detto. Però uh, non ho portato dietro la crafting, sono un cazzone. Fogliandoazzo. Pagli mira, non sai sparare, niente, niente, niente. Cazzone. Ah. <ride> allora, torniamo indietro. Che ho bisogno di. Ah, ma no, c'è quello. Non ho il. Beh, bene. Spero non mi esploda nel portale. Allora, cos'è che devo fare? Ah, questo. Perfetto, per farmi i piedi. Great. Mi ha spento il portale, dite? No, figa, spero di no. Ti prego. No, ok, è salvo, 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 è salvo. Perfetto. Um... Cerchiamo di fare ot oh, tourist destination. Tanto sono pochi i biomi nel, nel nether, no? Quindi, teoricamente, sparami, cazzone! Vabbè. Oh, ho fatto anche i take aim. Merda, vai a saperlo. Allora, teoricamente i biomi nel Nether sono questo qua: quello con gli alberi rossi, quello con gli alberi blu, la terra quella piena di, 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 di soul sand, quella piena di basalto. Cinque. Sono cinque i biomi. Nether normale, alberi rossi, alberi blu, basalto, soul sand Sono cinque Potremmo farcela anche comodamente E grazie, grazie, prego per, uh, per la sub prime, un bacione Thank you, thank you, thank you Anzi aspetta perché zoommo in quel modo quando posso zoomare così? Madò un vero Sabaku momento. Che magia. <ride> Ma che belle le musiche di sto gioco! Aia. coordinate me le sono segnate, no? Quindi non avrò troppi problemi a tornare indietro Al di là del fatto che 100-100 mi perderò Tanti altri problemi non dovrei averne Ma quella lì oh oh! Ma è una fortezza Prendiamoci A mia discolpa, stavo guardando la chat. Eh, questo, ragazzi, cosa vi insegna? Che quando si è alla guida si fa attenzione alla strada. Mi raccomando, bambini. Siate sempre vigili se è al volante. Lì abbiamo già un altro bioma Top Mancherebbero davvero Soltanto quello della soul sand E quello degli alberi blu Alberi blu che mi tornerebbero comodi Anche per Per le enderpearl E intanto abbiamo fatto un altro achievement Vabbè ma easy Allora lo finiamo domani Regà Sto gameplay No non è vero Domani sono a Bolzano Non posso finire un cazzo Qua c'è un uh... C'è un fire boy. Ah no È soltanto fire Niente poi... Sono comunque messo di verde, eh, quindi... E poi... No, qualcuno di più! Pensavo di aver fatto lo scacco matto! Ho fatto lo scaccomatto. Perché ho l'acqua nella barra? Che se vado a fuoco mi asciugo. Che domanda, chat. <ride> Merda, ma io potrei anche trovare la testa in questo momento. È vero, non ci ho pensato. Dai, Broski. Sto giocando senza occhiali, se no non vedo niente. Eh. Perché sono sporchi. E quindi essendo buio non si vede proprio una sega di niente. Vabbè, ma il Wither lo sconfiggiamo facile. Tanto basta chiuderlo sottoterra insieme a qualche Iron Golem e me hai fatto. Quello problematico sarà il Warden, altro che palle: <ride> palle. Poi per la questione degli effetti Credo che molte cose possano essere fatte Semi facilmente <ride> Niente eh, Con una serie di pozioni Barra suspe Barra ah, Nel caso tipo della, Del wither effect Tipo c'è il fiore. C'è la Wither Rose. Questi grugniti esagerati comunque. Prova a battere il Wither con le api. Se ho bisogno di 7000 api, altro che palle. C'è anche l'effetto del delfino. Sì, ma ti devi mettere vicino al... al ma, ma raga... So che c'è una tecnica ben precisa. Avevo visto forse la clip che Fierica aveva condiviso da qualche parte. Non ricordo bene come e dove, ma si può fare. Dammi la netherworth. Because you never know. No, no, sono solo quelli base. ho dovuto picconare il wither per ottenere la mia verga di blaze <ride> ho rubato il pipotto a eren <ride> ho rubato la sua verga chiudi qua meh guarda che culo Oh, fra. Oddio che strano, scalinata in su e in giù. E ancora in giù. What? Ciao, fra. Dove sono i Blaze? Inizia a farmi quasi strano, ma sono due fortezze una dentro l'altra, mi sa queste. Sopra, eh? mm. ah, aia, aia. Quanti cazzo siete? Ma perché ce ne hai così tanti? Allora è soltanto uno buildata male. Ma che cazzo vuol dire qua? In tutto questo non è che controllato. Advancement Nether. Porca merda. Eh? Cosa? Oh, questo lo possiamo fare volendo con i piglin. La crying obsidian volendo pure. Space bubble. Questa qua è una rottura di palle, ma si può fare. Porca troia, devo anche... Mamma mia. Allora, anzitutto fammi avvicinare a quel bioma lì. Perché, I mean, why not? Quella è ossidiana. Perché c'è ossidiana spawnata naturalmente nel nether? Da quando? Ah! Perché ho preso fuoco? Che cazzo è stato che mi ha dato fuoco? È stato tu figlio di Troia, eh? Ma no, comunque quella non è Blackstone, quella è palesemente ossidiana, chat. Cioè... Va, almeno non hai droppato cose Ma non è un portellotto Non c'è niente bah. Tranquilli neanche io vedo niente quando sono nella fortezza È abbastanza normale Qui sto andando in qua giusto per prendermi il bioma per Tourist destination Sono ancora a 2. Ora teoricamente sono nel nuovo bioma Nether Wastes No, ma che cazzo Ora solo il nuovo bioma Ah, ora sì. Perfetto. Um... Non stavo per cercare gli occhiali, va benissimo. Questi cosini qua mi fanno il solletico, ok? Uh, andiamo a cercare gli altri due mh, tipi di bioma. Magari anche a cercare un bastione, non sarebbe brutto se dovessimo trovare un bastione. Guarda, lì c'è anche l'Ossidiana. Vi dimostro che è Ossidiana quella. Ah, cazzo, però se ti rompo l'oro qua ti arrabbi. Mm? Vedete che è Ossidiana? Però aspetta, è davvero un portale abbandonato. What? Uh, Crying Obsidian. Wait, questo è un achievement. Ah! Perfetto, e qua dentro cosa abbiamo? Ossidiana, Flint, Meh. Roba generica. No, bro. Ehm... Dove cacchio è il piglin? Mi è scomparso il pig C'era un piglin qua. Dove, dove, dove il piglin? Dove, dove ah, è il piglin? Sto finendo il cibo. Mm. Bro! Ciao amico. Tieni questo, questo, tiri questo, tiri questo, tiri questo, tiri questo, tiri qua, Ti prego, droppami una pozza di, di fire resistance che ne ho bisogno per fare un altro achievement. Penso: No, fra, non hai capito niente. Me ne faccio niente dei tuoi bricks. Ho bisogno di una pozza. Pozza, pozione di fire resistance. No. Pozione di Fire Resistance. Fottiti nel culo. Premendo la I, apro direttamente gli achievement. Non è vero, mi ha mentito. L. Oh, oh, questo non lo sapevo, grazie. Così non faccio l'achievement quale? Wait, aspetta, perché non faccio l'achievement? Distrae un piglin con l'oro. Ah, è vero, devo stare fermo. in co Ma che cosa stupida. Devo, devo farglielo guardare. Devo abbindolarlo. Devo rinscemonirlo. I think I may be the idiot. Piglin! Devo togliermi i piedi? Dite! Oh, io mi fido, eh! Se muoio è colpa vostra. Ve lo dico, ve lo farò pesare per sempre. Tieni Ok perfetto Ora sganciami la pozza No, pozza, pozza, pozza Questa non me ne faccio niente Non siamo nelle Bedwars fra Ok, allora fatemi vedere se di qua si per caso intravede... Si sì, per caso intravede Maro... Dantesco! No, eh. Nessuno degli altri biomi. Peccato però... Solitamente sono tutti quanti abbastanza vicini l'uno all'altro. Non qua. Eh, non ho abbastanza cibo, mi sa che mi conviene tornare indietro. Raga, ho 5 costolette dove minchia voglio andare. No, no, non, non posso andare avanti a esplorare nel Nether. Devo per forza tornare indietro. Devo per forza tornare indietro a 80 94 6. Vero? Tipo, eravamo anche abbastanza vicini allo 00. 0. Ok, quanto siamo? Ok, in qua e poi 170 blocchi in qua, va bene. Più o meno. Ma devi fare il giro un attimino largo che se intravedo gli altri biomi mi ci tuffo. Puoi mettere le coordinate da un'altra parte? No, non posso, ragazzi. Come cazzo faccio? Non ho la mod delle coordinate. Nel caso la aggiungerò. Per la prossima live. E io quella mod lì ce l'avevo per 1.19, per 1.20. Non ce l'ho. In realtà mi aveva passato il pacchettino nuovo. Mi fa... Guarda che carino così. Oh, grazie. No. Ok più o meno in qua a ah, occhio ma rock che musica ansiosa questa cioè ci sta alla perfezione per il nether eh, per il tipo di bioma che è però minchia sembra uscita da omori Memento omori Meno 47. Allora, piano. Sto facendo il giro largo. Che bella sta, sta, sta parte. Si, sì, prossimo giro tranquilli. Per la prossima live, magari sistemiamo la luminosità e tutto quanto. No worries. Eccolo lì. Bene. Very good. Very nice. In realtà non proprio. Cioè, avremmo potuto fare molto di più, però. Eh. Beh, più o meno una 6-7 achievement li abbiamo fatti qui. Non è male. Libera tutto. Cancella qua. Dammi lo smoker. Infilati lo smoker nel culo. E via. Uh, dove sei? Allora, doppia chest. Non volevo farmi una seconda crafting, ma va bene, la terrò. Grazie Giuseppe, per il Prime, un bacione, thank you, thank you, thank you. Giga cuoricioni. Pier, cosa ne pensi di Kik? Orca miseria, bella domanda. Um, non penso che sia una piattaforma adatta all'Italia ma non per cattiveria. Vi spiego il perché. Ok, sono alberi. Il motivo per cui secondo me Kik in Italia non prenderà tanto piede come piattaforma di streaming, per chi non la conoscesse Kik è una piattaforma di streaming nata giusto qualche mese fa, e in questo periodo moltissimi streamer stanno firmando dei contratti di partnership con Kik per andare a streamare su questa piattaforma. Ma contratti milionari. Basti pensare che XQC, che è tipo lo streamer più grande del mondo da pff, 4 anni a questa parte? Negli ultimi 3 anni è stato lo streamer con più ore visualizzate, ma proprio a mani bassissime, doppiando quasi tutti gli altri. Ok. Questo XQC ha firmato un contratto di 100 milioni di euro per due anni. Partner non esclusiva, quindi lui può comunque streamare dove gli pare, purché faccia un tot di ore mensili su Kik. 100 milioni per due anni, sono 50 milioni all'anno per streamare di là. Ora, il motivo per cui secondo me Kik come piattaforma in Italia non prenderà, a meno che la piattaforma stessa non si metta a firmare altri contratti con streamer italiani, ma chi lo sa. Questo non ve lo so dire. Ma non prenderà per un motivo ben specifico. Uh, non kick KIK, è kick tipo calcio. Sono due kick diversi. Uh, ho bisogno di cibo. Andiamo a fare un po' di, di, di ricerca di cibo. Poi nel caso torniamo in, in caverna e cerchiamo gli ultimi diamanti e via. Così magari ci copriamo per bene. E o oh, potremmo fare il giga salto. Quello è possibile. Uh, però praticamente... Allora... Questa è una cosa tipicamente italiana. E ve lo dico perché... Parlando comunque anche con... Uh, dei, dei representatives uh, di YouTube... Ma non solo, ma parlando anche con, con i capi di Twitch Italia. Capi, tra virgolette. Ah, aspetta! Potrebbe esserci la neve in cui affondi qua? È possibile... O la trovi soltanto nelle, nelle zone incredibilmente fredde? In cima alle montagne c'è oppure no? Chat ho bisogno di voi. Può esserci. Ok, allora un secondo. Ci facciamo i piedini di pelle. Che nel caso dovessimo camminare sopra a quel tipo di neve. Andremo a fare un altro achievement, giusto? Giusto? Però mi sa di non beccarla. No. Comunque, stavo dicendo, in Italia ci sentiamo spesso in colpa, ok? A chiedere a chi ci segue di di fatto darci dei soldi. All'estero, tra virgolette, si fanno molti meno problemi e allo stesso tempo le persone si fanno molti meno problemi a supportare. È una cosa tipicamente italiana, quella di non voler cacciare neanche un soldo e di provare vergogna nel chiedere i soldi. Questa è una cosa che mi hanno detto che statisticamente in Italia è così, ok? Proprio gli streamer passano molto meno tempo a dire: Regà, sabbatevi, regà, sabbatevi, regà, sabbatevi, la gente fa anche meno sub in proporzione. Ma, io, ma questa qua è una cosa che io capisco. Fra, tu mi puoi servire prima o poi? Non lo so. È una cosa che io capisco, perché, cioè... Finché vi devo dire, fate la sub col Prime, che è gratis. Ci sta, io ve lo ricordo. Perché se voi avete il Prime, il Prime lo avete per tutt'altro motivo. Yes! Achievement fatto! Che culo! Manco me ero reso conto. Gra gra grazie, Minecraft. Ehm... Um... No. No. Comunque, sì, cioè, il... io non mi faccio problemi a spambarvi il Prime, perché io so che se voi avete il Prime ce l'avete per tutt'altro motivo. Perché magari lo avete collegato a quello di... dei vostri genitori, e quindi a voi non cambia niente, così come non cambia niente a loro. Se invece l'avete fatto voi, lo avete fatto per le consegne e per la musica, di certo non l'avete fatto o per il Prime Video, di certo non l'avete fatto per fare la sub a un canale Twitch, a vostra scelta. Um, quindi, tutto questo casino per dire... Uh... Metti la capra in una barca. Come metti la capra in una barca? C'è davvero un achievement per una capra nella barca? Ho bisogno di legno. Devo fare una barca, devo fare una barca, devo fare una barca. Mi ricordavo ci fosse un achievement del genere perché era spuntato fuori dove? Uh, in. Uh... Cazzo, si chiama? Ai ah, rivals di Twitch, è vero, ai rivals di Minecraft, Maro, -oh, che bello! Mi ricordavo che ci fosse un achievement del genere. L'anno scorso, quando ho partecipato ai Twitch Rivals di Minecraft, in una delle gare bisognava fare bingo con gli achievement. E uno degli achievement sulla carta era questo: Cioè, me ossia, metti una capra dentro la barca. Bellissimo. Però mo sono incastrato, aiuto. Grazie. Andiamo a mettere la capra nella barca e poi continuo il discorso, eh? Chiedo scusa. Sembra che ci sia ancora la capra. Ma perché devo mettere la capra nella barca? Cioè, devo portarla da qualche parte o è soltanto così exists. Tu è finito lo scemo, ti eh. Con che verso me lo dici? Bro, entra qua. Bravissimo. Ok, e ora? Aha! Fra Eh lo so è fastidioso stare dentro la barca Però ora tu mi rimarrai qui Addios Verrò a riprenderti un giorno Se ne avrò voglia Altrimenti starei lì per sempre um... Allora torniamo a noi tutto questo discorso riguardo alle sub. Perché lo stavo facendo? Perché? Perché su Kick, attualmente, l'unico modo che abbiamo. Regà, Pog, Leg sì, Lego di ciliegno, vabbè. Legno di ciliegio. È vero che hanno aggiunto il ciliegio su Minecraft, ma roh, andiamo a prendercelo tutto in culo. ...il cazzo. Eh, il legno di ciliegio lo prendiamo nell'inventario. Il ciliegno! Ah, è proprio lui, il ciliegno! Mamma mia, che cosa terribile il fatto che io non sappia parlare... ...nonostante sia il mio lavoro parlare. Eh, comunque, piccolo off-topic, ok? Torniamo a noi. Mi avete chiesto cosa ne pensi di Kik. Io vi dico, Kik attualmente è un'alternativa a Twitch... Ma a livello proprio italiano, secondo me non prenderà mai piede. Le uniche persone che potrebbero spostarsi sono quelle che andranno a firmare un contratto con Kick. E questo perché? Perché di fatto dalle live la stragrande maggioranza dei guadagni arriva dal supporto diretto degli spettatori, che sia tramite abbonamento, che sia tramite donazione. Ora, come vi dicevo, in Italia facciamo fatica. A chiedere supporto agli spettatori perché ci vergogniamo di questa cosa. Perché sappiamo che le persone che ci seguono potrebbero far fatica, no? E ci sembra pesante e rompi coglioni dire: regà, dai, fate la sub. Perché un conto è chiedervelo su Twitch, dove questa sub è gratis se la fate col Prime. Un conto è chiedervelo su un servizio: uh... diciamo. Cioè su una piattaforma di streaming in cui non hai la possibilità di farti la sub gratis a un canale. No? Quindi, uh, cercando di chiudere il cerchio del discorso, il motivo per cui non prenderà mai piede è che Kik rispetto a Twitch e a YouTube non ha nessun risvolto positivo. Sì, ok, magari guadagni di più dalla singola sub, perché um, c'è da dire questo. Twitch si tiene il 50% del valore di una sub, quindi la sub vale 4 euro, bene, Twitch se ne tiene 2. Di fatto se ne tiene di più di due, però teoricamente dovrebbe tenersene due e due tagli a te. YouTube si tiene il 70%, quindi se tu paghi 4, YouTube si tiene 2,80. Vero, matematica non è il mio forte, lo sapete bene. Kick si tiene il 5% e quindi sicuramente al rate più alto. Però, rispetto a YouTube, rispetto a Twitch, non ha degli upside per, per la community italiana. Proprio per questo discorso qua. Perché noi non ci. Non, a noi scoccia chiedere la sub. Quindi, se ci scoccia chiedere la sub, non abbiamo nessun tipo di ritorno. E voi direte: Sì, ma anche su YouTube le sub sono solo a pagamento, vero? Ma YouTube è una piattaforma che ti dà molta visibilità. E quindi, diciamo, ci puoi guadagnare indirettamente. Dalle live su YouTube. Magari fai meno abbonamenti, fai meno guadagno diretto dalla singola diretta per l'appunto di Twitch. Eh, perdon, di YouTube. Però poi magari la gente rimane. Si guarda i video, si guarda gli shorts. Aumenta il tuo canale, aumenta la reach del tuo canale. Eh, cioè, hai questo gran vantaggio qua che né Twitch né Kick ti danno. Per quello vi dico, secondo me Kick in Italia non prenderà mai piede. Il che fa ridere perché si chiama Kick. Con il fatto che tu hai a non chiedere soldi assolutamente, è assolutamente verissima. Io di creator italiani che hanno aperto un patron ne conosco tipo due. I creator esteri lo hanno tutti. È vero. È vera sta cosa. È verissimo. L'ho notata anch'io, eh. Uh, ma magari dormiamo così ci. Eh. Ci skippiamo la notte. Motivo per cui no Andresti a streamare su Kik La mia risposta è no O mi pagano un fracco di soldi ragazzi. Non ve lo nascondo se, se, se Kik mi dice Totiar. ti paghiamo Cazzo ne so Tot 1000 euro al mese per streamare qui Io dico ok Perché a quel punto che bene frega potenzialmente o comunque non dico che direi sì sicuramente, però prenderei in considerazione l'opzione. Perché a quel punto se ti vengono dati dei soldi e questi soldi, tra virgolette, coprono quello che tu poi non andresti a guadagnare con la differenza di sub, sti gran cazzi, no? Andrebbe benissimo. Però non credo che lo farei proprio per quel motivo lì. Poi sul cosa ne penso come piattaforma? Ragazzi, è una piattaforma nuova, cioè non è. È troppo presto per giudicarla. Certo, non mi fa impazzire il fatto che sia di fatto supportata da un casino online che accetta criptovalute. Ed è uno dei motivi per cui forse farai un attimino fatica. Non so come dire. Um, per chi non lo sapesse uno dei proprietari di kick è anche il proprietario di un casino online a criptovalute ok che in cui ti giochi cose a valore di criptovalute che eticamente non è il massimo per me poi andare a streamare su una piattaforma del genere dove viene tra virgolette abbastanza spinta la categoria gambling che mi fa pensare che sia anche fatto apposta per attirare gente che poi possa rigiocare non so come dire non è la migliore la base dietro a questo kick non è fantastica ok perché uno può dire ah va bene tu stai andando a streamare su un sito di streaming dove si gioca tanto gambling Gambling tra l'altro supportato dalla piattaforma stessa per, per questo motivo che ho appena spiegato, cioè uh, uno dei proprietari di Kik è anche il proprietario di questo casino online. Uh... E quindi uno andando su Kik magari è esposto al gambling e poi ci può cadere dentro il giro del gioco d'azzardo, che non è una cosa carina. E voi potreste dirmi, sì, TR è vero, ma anche Amazon non è che sia proprio Santarellina come azienda. Avete ragionissima. È... è più indiretto, non so come dire. Premesso che sono convinto del fatto che qualsiasi grande corporazione, bene o male, sotto ci abbia qualcosa di losco. Qualcosa di più, qualcosa di meno. Magari è più indiretto, perché di fatto a voi cosa viene mostrato? Tutto l'ecosistema Amazon. Servizio di e-commerce, la... servizio di streaming video... E serie tv AK, prime video per l'appunto e poi hai cosa hai prime music Sì, ti viene spiattellato ovunque però ha più senso per il consumatore non so come dire è ovvio che poi ci sono un sacco di problemi con amazon come azienda ma per il consumatore è meno dannoso il tipo di esposizione senza contare il fatto che amazon tutti quanti lo conoscono e tutti lo usano cioè Credo che i nonni siano gli unici forse a non conoscere Amazon. E manco tutti i nonni. Non lo so. No, 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 non intendo neanche provarci. No, no, no. Ve l'ho detto. Io non ne vedo il motivo. È da un po' di tempo che ve lo dico. Sono giunto alla conclusione che ormai per me non è più un se mi sposterò mai da Twitch è un quando mi sposterò ma mi sposterò soltanto per YouTube perché per me individualmente ha più senso YouTube uh... su YouTube posso continuare a fare le live che faccio qui tranquillamente senza dover impazzire per cercare di continuare a stare sempre online in modo tale da di fatto portarmi a casa la pagina. Ve l'ho detto, io ad oggi non vedo più il grandissimo vantaggio che vedevo fino a qualche tempo fa dello stare a streamare su Twitch piuttosto che su YouTube. Perché negli ultimi 12-18 mesi più o meno, i miei guadagni su Twitch non dico che si siano dimezzati, ma più o meno, prima la sub di livello 1 valeva 5 euro. Ora vale 4, ma non solo. Prima io prendevo 2,50€ a sub. Ora ne prendo 1,30€. Dovrei prenderne 2, ne prendo 1,30€. Più o meno. E voi direte, come mai è così poco? Se chiedi al supporto di Twitch, loro, che ti, loro ti dicono due cose. Uno potrebbe dipendere dalla zona in cui la gente che fa la sub si trova. Perché per dire, se fa la sub da... A Turchia... Tipo la sub costa l'equivalente di 2 euro. E quindi tutti i becchi il 50% di 2 euro. E quindi la media si sminchia. Però c'è anche da dire un'altra cosa. Il pubblico che mi segue: Italia, Svizzera, San Marino. Più pochi in giro per l'Europa o il mondo. Ma sono davvero una manciata. Ed è una manciata che sulla media del, del guadagno per singola sub non, non dovrebbe influire in alcun modo. Quello che influisce tanto è il cambio euro-dollaro. Quello, quello dicono che a volte ti può fregare purtroppo. E... Sul fatto che Twitch abbia le regole più strette di prima Non è assolutamente vero O quantomeno Se le ha più strette non mi riguardano in the slightest Sì, va bene, ok Ci sono state quelle ultime regole riguardo a come sponsorizzare i prodotti Ma sono dei piccolissimi accorgimenti Certo, stanno rendendo la vita più complicata A noi streamer Vero, è fastidioso urca se è fastidioso Ma non è nulla di grave Uh, dove cazzo è qua? Call No no ma infatti Rivan Cioè quello che dicevo anch'io è molto più indiretto L'impatto di, di Amazon Rispetto a, a quello del, uh, del casino Tutto qua eh, comunque, cosa cazzo sto dicendo? Sì, allora. Non ricordo. Sì, ecco. I guadagni di Twitch, per me così come per chiunque altro, sono crollati a picco nell'ultimo anno. Ok? Anno, anno e mezzo. Ehm. Scusate, mi ha appena scritto Axo. <ride> mi ha appena scritto Axo dicendomi... Ciao Tiar, ho appena visto il tuo ultimo video di Minecraft. Sai che a un certo punto dici che soltanto i verginelli speedbridgeano? Ecco, io sono uno di quei verginelli. Buona serata. Emoji della testa dell'omino dell'isola di Pasqua. <ride> mi ha fatto abbastanza ridere la cosa. Ehm... Um... Allora, mentre, mentre cuociamo robe, fatemi mettere un attimino in ordine il mio cervello, se no stiamo qua tutta la sera a straparlare. Allora, abbiamo altra roba da cuocere? Mi pare di no. Perfetto, torniamo in caverna, eh, dopo. Andiamo a cercare qualche altro diamante, che magari facciamo Cover Me With Diamonds, oppure facciamo la... la Grande Pillarata, che è un'opzione. Sì, ho sentito ma giustamente lui ha risposto in maniera corretta a, quella, a quel casino lì comunque poi ne parliamo in un secondo momento allora stavo dicendo perché prima o poi smetterò di streamare su twitch perché ad oggi economicamente il gioco inizia a non valere più la candela che devi bruciare. In che senso? Nel senso che fino a 18 mesi fa, 12 mesi fa, il guadagno dalle sub era abbastanza alto da farti dire: Mh, Frate, ma lo sai che spostarsi da qui non ha senso fintanto che gli abbonamenti che tu puoi far fare gratis alla gente con il Prime ti fanno guadagnare 2,50€. Non ricordo come ho iniziato la frase, ma spostarsi da qui non ha molto senso. E quindi questo è il motivo per cui tanti streamer sono rimasti attaccati a questa piattaforma. Ad oggi, col fatto che i guadagni sono crollati, a causa di una serie di cambiamenti che Twitch ha attuato, e che posso capire dal punto di vista di Twitch, perché sono comprensibilissimi dal punto di vista di Twitch azienda. Tuttavia. Sono pessimo a impostare gli argomenti perché mi dimentico sempre qual è la, 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 la ordinata e quali poi devono essere subordinate. Però c'è... Cioè... Sono convinto che spostandomi su YouTube, certo, perderei, tra virgolette, dei soldi perché... Ordine... Ho bisogno di ordine mentale. Due anni fa Twitch era il mio... Aiuto. Fino a poco tempo fa Twitch era la mia principale fonte di guadagno. Ad oggi non lo è più. E non solo non è più la principale, è addirittura l'ultima fonte di guadagno, ok? Ci sono delle volte in cui prendo di più per una sponsor su un video che effettivamente per un intero mese di live su Twitch. Questo per farvi capire un attimino la situazione. Perciò, se fino a due anni fa, un anno e mezzo fa, potevo pensare che mm, forse non conviene più di tanto spostarsi da questa piattaforma, ad oggi, dopo una serie di cambiamenti che ci sono stati, più unita al fatto che io stesso come streamer non sono stato in grado di innovarmi per rimanere sulla cresta dell'onda e continuare ad attirare pubblico sempre nuovo nelle mie live, unite queste cose. Ho perso un pochettino la spinta di stare qua. E non vedo più il motivo di stare qui su, su Twitch. Motivo per cui vi dico: non so quando mi sposterò, ma so che mi sposterò e dove mi sposterò su YouTube. Per quale motivo? Perché partiamo da un presupposto: Sicuramente ci rimetterò dei soldi. Ma fortunatamente non sono tanti quelli che teoricamente poi potrei andare a perdere, perché vi dico questa cosa? Perché punto primo. Le persone che fanno la sub pagando qui su Twitch, teoricamente, ok? A rigor di logica, dovrebbero farla anche su YouTube. Non sono tantissime, ma sono un po'. Più magari qualcuno in più. Tra tutto quanto il pubblico allargato, perché non, non, non nascondiamolo: su YouTube, quando ho fatto le live, c'era almeno il quadruplo delle persone che ci sono adesso, se non. anche più di quattro volte tanto. Quindi avendo un pubblico quattro volte più ampio, hai la possibilità che qualcuno in più faccia la sub a pagamento. Perfetto e quindi in questo modo vai a riprenderti una fetta di di guadagno, ma il resto del guadagno ce lo becchi in esposizione. In che senso questo? Nel senso che se io lavoro sempre sul canale YouTube, questo si espanderà sempre di più. E se si espande sempre di più con tanti spettatori in live, sapete cosa vuol dire? Vuol dire che se una volta al mese, per due o tre settimane, dovessi avere il bannerino in basso con scritto live sponsorizzata da Tearless Raptor Store, compra le sue magliette. Io, con i soldi che vedete, quella sponsor andrei a colmare il gap di differenza che ci sarebbe tra le live su YouTube e le live su Twitch a causa delle subcall Prime. E. E quindi a livello di guadagni ci siamo. A livello di esperienza, che cambierebbe? Del senso, una live da una parte, una live dall'altra. Sì, certo, magari la chat di YouTube non è gestita bene, non è ottimizzata per, per una user experience ottimale. Però questa qua è una cosa che può essere modificata. E che spero possa essere sistemata presto. Perché YouTube non è stupida come... Azienda. YouTube sa che Twitch ultimamente sta perdendo interesse da parte degli streamer. YouTube si muoverà affinché possa avere questo grande vantaggio di poter dire Ehi, guardate, vi abbiamo sistemato anche queste due o tre cose che non vi piacevano, eh? Fico, eh? Accadrà sicuro. Ehm... E il tutto senza contare Che mentalmente Io ci guadagnerei un botto In che senso mentalmente A livello di salute mentale Perché io su Twitch Per continuare a rimanere rilevante Ok E per non uscire di seno Io mi sento in colpa quando non stream Ok in estrema sintesi Io mi sento in colpa quando non stream Perché Perché so che se non vado in live per 2-3 giorni Io perdo sub Sto via due giorni io torno e so che perderò delle sub che poi non sarà facile recuperare. E questo perché? Perché la sub, si, la, sub la gente si abbona per opportunità su Twitch. Della serie, Mattias. Non è il suo caso, perché se una persona si abbona per 30 mesi il discorso è diverso. Ma. Facciamo l'esempio, Giuse Clasa, ok? Giuse, ti prendo l'esempio perché è stato l'ultimo. Intanto grazie, Mattias, per il ventinovesimo. Contento che ti sia piaciuto a Barcellona. Un abbraccione. Supponiamo che Giuse non sia un assiduo frequentatore delle live. Supponiamo che lui venga qui una volta ogni tanto perché gli fa piacere. Oggi magari si è ritrovato col Prime libero e ha detto: Ah, sto guardando Tearless, ma sì, dai, facciamogli la sub col Prime. Il prossimo mese, Giuse magari, quando gli scada il Prime, non sarà a guardare la nostra di live, sarà a guardarne un'altra e quindi magari la sub gliela fa lì. Motivo per cui tanti. Streamer, me incluso, si sentono obbligati a continuare a streamare costantemente, a non saltare mai neanche un giorno. Portandoti quindi alla spremitura totale. Perché dicono: se io skippo dei giorni, la gente non si sabba e io perdo sub, e io perdo parte dei miei guadagni. Mentalmente questa cosa ti devasta. Ok? Mentalmente questa cosa ti ammazza. Ho bisogno di fare un botto di legno. Quindi facciamo il legno. E ho bisogno quindi conseguentemente anche di una nuova ascia. Quindi io lo so che spostandomi su YouTube, immaginandomi un domani in cui ho, oh. magari ho figli, o comunque un domani un po' più prossimo, in cui dovrò traslocare, con un po' più prossimo intendo dire nei prossimi due anni. Sapete, col fatto che non ho la pressione di dover... Sempre essere live per uh, non perdere quei vostri succosissimi prime. Dal momento che... Oh, se uno vuole sabbarsi a pagamento, la sab la fa perché vuole supportarti, non gliene frega un cazzo di quante live fai. Di quante live fai. Tra virgolette, nel senso che ovvio, non puoi farne una al mese. Se no, ci sta che la gente dice sì, ma io mi sono sabbato principalmente per le live. Che cazzo vuol dire? No. Però concettualmente, cioè, se io per dire dovessi passare a farne quattro, non ci rimette nessuno. Perché se uno si vuole abbonare, dato che è solo a pagamento, lo fa perché ha voglia di farlo, perché ha piacere di farlo, perché può farlo. Non lo fa perché ha l'opportunità in quel preciso istante di farlo. E quindi magari sto un po' più tranquillo anche mentalmente. Per questo che vi dico, io non so quando avverrà, ma so che avverrà. Tutto qua. Le live le farei sul primo, sul primo canale, perché è quello che devo far crescere di più, tra virgolette. È il canale su cui mi interessa attirare più pubblico. Però poi manterrei la stessa cosa che ho qui su Twitch, cioè VOD delle live visibili soltanto per chi è abbonato. Mentre gli altri le possono vedere con due giorni di ritardo sul secondo canale. Quella cosa lì non, non cambierebbe. Tiro una cosa che YouTube non ha adesso è l'integramento nostro delle live, perché ad esempio i pronostici e queste cose qua si vive senza, regà, credetemi, si vive benissimo senza non è quello che va a determinare, la validità della piattaforma. Se streamo contemporaneamente YouTube e Twitch, mi, mi bannano da Twitch. È contro il TOS. Su YouTube, però, non c'è il Prime. Su YouTube l'assenza di Prime è meno pesante. Nel senso che l'assenza della sub non è così pesante per il godimento della... della live stessa. Perché non vieni bombardato di pubblicità ogni 3x2. E soprattutto sono skippabili. Dopo 5 secondi. E puoi tornare indietro e recuperarti il contenuto. Se proprio vuoi recuperarti quello che c'è successo in qui. Quel minuto di, 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 di ad. E tanto ne hai lo stesso anche con la sub, è vero? Non te le toglie. Me le membership su YouTube non ti tolgono le pubblicità. Però in compenso, ripeto, hai le ad, hai le ad che dopo 5 secondi le puoi skippare. E allora nessuno si sabba. No, e io ripeto, è proprio quello il punto. La gente che si sabba non si sabba perché non vuole vedere le pubblicità. Non lo fa per opportunità. Lo fa perché vuole supportare. È diverso, regà. Se io riesco a, tra virgolette, supportarmi in maniera che grava meno su di voi, sulle vostre tasche dirette, ma io sono solo che contento. È un po' come il merchantura, la sub la fai per supportare, è un po' come l'acquistare il merchandising. Non lo fai per per evitarti le pubblicità sono due cose diverse hai meno sub chi se ne frega nel senso non è il numero di sub che mi rende felice a maggior ragione se poi il guadagno lo posso ottenere in maniera diversa dalle sub, non mi interessa di vedere che ne ho 1000 piuttosto che 10.000 piuttosto che 70, 100, 200. Boh, non mi interesserebbe. Sì, ti apro, amore. Esatto, regà, non è il numero di sub, è il numero di soldi. Eh, sni, nel senso che non è neanche il numero di soldi, ve lo dico. Credo che... Soba. Ma... Non c'entri niente sta cosa, per fortuna. Però sì, di fatto sì. Anzi, ripeto, se riesco a farla gravare di meno su di voi, nel senso che... To, esempio scemo. Tirless dalle live guadagna mille. Se Tirless piuttosto che guadagnare 1000 dalle vostre sub, dalle vostre tasche, guadagna... che ne so. 100 dal vostro supporto e 900 da una, da una sponsorizzazione durante le live Tirles è contento uguale da quel punto di vista anzi forse anche di più perché ripeto vi, vi grava di meno non lo so ma questi sono ragionamenti che mi faccio io o magari sono problemi che non mi faccio quando dovrei farmeli non lo so Sinch, non ne ho idea. Allora... È quel momento, regà. È il momento TM. Siete pronti? Io non so come cominciare a fare sta roba. Proprio non, non ne ho idea. Però mi voglio spostare il più possibile. Matteo, ti ho risposto prima dicendo che non puoi basare il contenuto intero delle tue live soltanto su una cosa come i pronostici. Il pronostico non è il contenuto. A parte che lo puoi fare in maniera indiretta, volendo. Ti devi appoggiare a Stream Elements, ok? Che è più macchinoso, è più lento, è più palloso. Ma lo sapete, è vero che non frega niente. Della serie, puoi sempre girarli in maniera diversa. Grazie, Xylo, per il Roids20. Facebook Gaming maggiore di YouTube e Twitch. Non ho idea di come funzioni e del perché esista Facebook Gaming, però mi fido, signor Xylo. Grazie per l'hyperchat, un bacione. Um, no cos'è che stavo dicendo? Sì volendo nel senso la puoi girare e la fai diversa che cacchio ne so Chat Bella lì Sondaggio secondo voi quanti gol farà in questa live carne 5 mecha? Ah Tier secondo me 5 mecha qu quanti ne farà? 5 più, 4 o meno. Benissimo. Voi votate. E alla fine della live, se effettivamente la maggioranza delle persone ha detto una cosa e quella cosa sia vera, che cazzo ne so, regalo la sub. Merda, lo trovi il modo. Cioè, nel senso per renderla comunque un po' interessante anche da quel punto di vista. Speriamo di non trovare sotto una caverna, ma... Ora, per finire la live, direi di fare questo mega salto. Ma di quante scalette avrò bisogno? Spero mi basti il legno che ho dietro. Potrebbe non bastare. Quanto meno spero mi basti per arrivare fino all'overworld. Cioè, non all'overworld, alla, alla, alla... Vaffanculo. <ride> non mi vengo nelle parole! Come decideresti partecipanti alle sfide sub senza i puntiar? Beh, risolto il problema, no? Sono meno sub si fa a turno. Mi segno chi ci si prenota tramite Discord, in ordine. Ne sfido 10 e la volta dopo sfiderò i 10 successivi, via così. E mi segno l'ordine delle persone per evitare che la gente si. si metta più volte. Guardate che i modi per bypassarlo ce li abbiamo sempre. Ma che ora stacchiamo. Abbiamo fatto questo giga salto. <ride> Come... Boh, 10 minuti di averne fatti una trentina. Obiettivo della serie, fare tutti quanti gli achievement, raga. Non so se ti interessa, ma il cross stream YouTube Twitch è fattibile da un po'? Hanno modificato il contratto? No. Anzi. Una volta. Aspetta, hanno addirittura modificato, ma in peggio. Una volta. Soltanto se avevi la partner non potevi fare il cross streaming, ma se avevi l'affiliato sì. Ora manco quello. Se tu cross streammi Twitch e YouTube, tu da Twitch non puoi guadagnare soldi. Figa Periscope. Sto usando... Oddio, non ho idea di cosa sia Michele quello che è di cui hai detto. È vanilla. Minecraft vanilla. Non ti dispiacerebbe lasciare una piattaforma che mi ha supportato per anni? Sì. Che poi mi ha supportato. Sì, ha offerto il servizio di streaming letteralmente. La piattaforma che mi ha permesso di fare queste live, ma non è che mi abbia supportato direttamente. Se non in qualche occasione in cui sono finito in un page, però... Sono io che supporto loro. Non loro che supportano me. So che sembra che io me la stia tirando, però è vero. Se su Twitch non ci fossero gli streamer, non starebbe in piedi. Già cioè, non sta in piedi così, figurati se non ci fossero gli streamer. Quando voi fate la sub a me, Tierless Raptor, Twitch si tiene una parte dei soldi. In quel senso, sono io che sto supportando loro. Se sembra, de cioè detto così suona malissimo, sembra che me la stia tirando un botto, ma di fatto è quello che sto cercando di dire: Oh, hello! <ride> Salve! Ave ah, scusi, ha degli amici qua attorno per caso? Chiedo sa per sapere. No, non ha amici solitario. Un vero X-ray momento è stato questo. Ok, ora... Non so quante scalette possono servirmi. Mi sa che me ne servono molte di più. Io le faccio tutte, guardate. A costo di avere scalette in avanzo. Per il resto della mia vita. Magari neanche bastano. Fai anche gli achievement segreti in che senso? Achievement segreti. Che ci sono achievement che sblocchi soltanto quando li fai? Beh, in quel caso, sì, ma mi farò uno spreadsheet con tutti quanti gli achievement per tener traccia di quelli che ho fatto e quelli che non ho fatto. Me ne occuperò nel weekend, prossimo ormai, visto che domani dopo domani sono via. Venerdì torniamo e facciamo FIFA. E poi bene o male credo che le settimane dopo saranno soltanto Minecraft, 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 Minecraft. Eh! FIFA, FIFA, Minecraft, 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 Minecraft. Allora, se sono achievement ottenibili in gioco, perché no? Cazzo, non mi basta. A quanto sto di altezza? Solo 95. Eh. Prossimo TBT, io l'ho anche già registrato in realtà, raga. Vabbè, che chi se ne frega. Non mi serve da qua in poi E voi direte Tira ma perché stai facendo questa doppia Parete Perché così so dove lanciarmi E non sbaglio mira No? Non so se si è capito Così so che se sto appiccicato A questa parete qua Non cado Cioè o meglio non sbaglio mira Tra l'altro, davanti a casa, mm. <ride> ci sarà una vista spettacolare. Tra parentesi, ma no, non guardare l'Enderman! Le Stavo guardando un Enderman! Da qua posso anche controllare che cosa si vede in giro. Fico? Oh oh. Peccato che non abbia abbastanza chunk attivi. Allora, se sbaglio c'è da piangere per un altro motivo. Oh raga, cioè l'acqua è più in basso di così, non si può... Credo che conti il livello in cui la Bedrock spawn, non il, il punto più basso del mondo, perché sennò devi stare lì a impazzire a trovare un punto con la Bedrock super bassa. Quindi, cioè, adesso io non so quanto sia la mia Bedrock, metti che la mia Bedrock è a 3, non è più 3, tipo a meno... 150, però credo che conti tipo almeno 158. No, ti prego non dirmi che conta effettivamente il punto più basso. No, no, mi rifiuto. Vabbè, ah, chi se ne frega se spreco i materiali? Non è una serie vanilla in cui ne ho assolutamente bisogno per far roba. La wiki deve... dice che deve essere almeno meno 59. Beh, non ho controllato. Vabbè, speriamo bene. Quant'è l'altezza massima, mo chat? Come 320? Ok, devo iniziare ad andare su e basta. Devo riuscire a allinearmi a... Alla... alla Netherrack. Se no non ci arriverò mai. ragione la terra è piatta no sto, scherz sto scherzando teas joke maro quanto sto? Sono a 307. Ci siamo quasi. Siamo quasi in fondo. O meglio, quasi in cima. Bene. Pregate per me. Perché potrei fallire miseramente. Maro! Allora. Mo' che siamo al limite del mondo. Più in alto così, proprio... Cioè... Più in alto di così proprio non si può andare. Mo che siamo qua in cima. Il nostro obiettivo ora qual è? Riuscire a saltare e allinearci con la faccia contro quella colonna che inizierà molto più in basso rispetto a noi e poi andare giù dritti fino in fondo dove c'è l'acqua. Ce la faremo? Betz, muoio o no? Vai. Schiatterò? Sì, no. L'ho fatto andare per. quanto? Un minuto? Che facciamo? Ci mettiamo della musica in sottofondo? Na, è solo fastidiosa. Anche se, tipo, della musica classica. Che cazzo ne so, non ci starebbe male. Però ho bisogno di quella giusta e non la so beccare. Ditemi quando è finita la bet. Che così salto. State ancora bettando. Siete fiduciosi chat. Siete incredibilmente fiduciosi, soltanto il 23% ha scommesso sul sì, di cui Paul 30.000 punti canale, il 77% sul no. Quello che ha scommesso di più è il buon Mario con ben 57.000 punti. Signori. 3. 2, 1. Il gatto vuole entrare. Beni amore! 3, 2, 1. Ok. Ok, 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 ok. Ora spostati in avanti. Ce l'ho fatta. Oh no, perché non mi ha preso l'Achievement? Sono a meno 62. Sono troppo in alto. Ah, è vero: meno 62 è minore di meno 59. Cioè avete ragione. Ma allora perché non l'ha presa? Che cazzo vuol dire? Mi state dicendo che non ho ancora sbloccato l'achievement e quindi non lo posso ottenere? Guardate che è possibile! Devi mettere il blocco d'acqua più in alto di un blocco bloccandola con un cartello, altrimenti non ti dà l'achievement. Cazzo! Quindi dovrei far tipo così. No, 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 ma è fa cioè, non è che sia colpa tua, non lo sapevo. Ragà, rifacciamolo. <ride> Rifacciamo il salto. Prendiamoci questa cazzo di achievement. Vabbè, i punti ora ve li do. Tranquilli, tranquilli, tranquilli. La bet vale. Non sono schiattato. Ho centrato il buco. Come faccio a tornare sopra? Choppo via un po' di alberi. Sulla wiki c'è scritto meno 59, eh. Sì, 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 dopo facciamo... prendiamo il buco d'aria, adesso devo scendere giù di nuovo. Che rottura di cazzo. Fatemi pagare la bet, schiatterò? No, non sono schiattato. Grazie per aver creduto in me, chat. Molto gentili. Di quante scale ho bisogno? Allora sono a 95. Devo arrivare fino a 319 vuol dire che ho bisogno di tipo boh quattro stack di scale? Ne ho già due. Un altro paio? Quattro stack sto a comodo. Teoricamente. Devo anche andare giù a mettere il cartello... Mamma mia, che palle. Vaffanculo, mucca. Ma ora io ho questo... Mamma mia. Dovrò scavarlo via off-camera. No, lo scavo via effettivamente off-camera. Nel weekend spero di avere un po' più di tempo, nonostante il fatto che debba rifare un intero video. Sto iniziando a ricredermi sul fatto che questa possa essere una serie sul canale. Mm. Perché non voglio neanche dare tipo a, a, a Mirko una serie di 47.000 episodi, forse da tenere per molto più avanti. Ok dovrebbero essere sufficienti ma giusto per essere sicuri guarda ah giusto cazzo vai cartello Bene. Allora, vediamo settimana prossima quando avrò fatto lo spreadsheet e capirò effettivamente quanto tempo potrebbe richiedere una serie del genere, perché potrei anche splittarla in due video diversi. Ancora lì l'acqua, perfetto. Marò. Mi sono scagato per un attimo. Vabbè, spero che sia apposta. Ok, vai. No, comunque, allora, sicuramente come ogni singola altra live verrà ricaricata. No, devo capire un attimino quali potrebbero essere le tempistiche. Perché se vedo che, considerando che sono circa 3 ore e mezza di registrazione a live, se per dirmi vengono 10 live vuol dire che sono 33 ore, vuol dire che sono due video belli pesanti, se non tre un po' più leggeri. Però portare avanti una serie del, mezzo, del, del genere ogni due settimane per un mese e mezzo mi sembra troppo. Devo capire in quante live posso finire il tutto. Oh, magari un po' di cose le posso... Nel senso, poi se c'ho da farmare mi fa... Stronzata parte. Se c'è da farmare, realisticamente farmo davvero off-camera. Cioè, senza troppi problemi. Ho bisogno di creare la farm di cibo? Eh, va bene, lo faccio. Però aspetta, potrei fare un achievement in quel modo. Vado in caverna per ottenere materiale in più? Va bene, lo faccio più avanti avrò bisogno di farmare livelli per enchantarmi con i controcazzi lo faccio, devo cercare i wither skull ok, il primo magari lo cerchiamo insieme in live già il secondo, il terzo e il quarto, il quinto, eventualmente il sesto li cerco da solo no, dovrò farmare prima o poi tutti quanti i materiali per il beacon, mi arrangio quindi effettivo di live anche tipo quando dovrò fare tutta quanta allora forse l'unico grande evento che terrò effettivamente mostrato per intero nella sua preparazione è come si chiama uh, fucking quella di tutti quanti gli effetti perché lì dobbiamo andare a prendere lo shulker, lo facciamo insieme però anche lì... Cioè, io posso farla un'intera live in cui vado a prendere lo shulker... Ma cosa devo mostrare di quella live? Che prendo lo shulker e che lo porto indietro? Eh. Posso attaccare la registrazione nel momento in arriviamo allo shulker e torniamo... No? Cioè, a livello di registrazione... Magari sono tante live ma poca rec... Va bene... E signori, col sole che tramonta... Dietro questa terra piatta di Minecraft... Siamo di nuovo in cima... Andrà questa volta... Sarà effettivamente colpa del cartello... Oppure, boh, chi lo sa. Ma con sta musica devo farla. Ma non mette hype per niente. <ride> no, l'inno dei gamer maledetto. Ah. Vai. Fuck, no, no, ora ho tutte le scale. <ride> merda, 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 merda. Ora ho tutte le scale in mezzo ai coglioni, devo farla di lato la scalinata. dai allora se sono 24 ore si può fare in due video ma anche se sono 30 però magari è gente che sa cosa sta facendo io no questa prima live sono arrivato a cazzo proprio potevo farne molte di più me ne è venuta in mente un'altra la cd place se caccio giù un seme dentro la, la terra zappata è già un achievement No, no, basta, bet chat. È andata una volta. Che pronostico vuoi fare? Non sono schiattato la prima, non schiatto manco la seconda. Non saltare tier che ti calcola un blocco di troppo. Tanto meglio. Mi sa che è davvero meno 63. Mi sa che è davvero meno 63. E questo nonostante sulla wiki ci sia scritto che basta almeno 69, e noi siamo a meno 62 qui. Modalità creative: ci toglie il blocco di Bedrock. No, allora, cavolo a parte, io metterei l'acqua più in alto, dici? Che è colpa di quello? Cioè, se io per dire l'attacco qua. Ci vogliono due minuti e mezzo per arrivare fin su in cima. No, no, non è troppo in alto, saranno dieci blocchi. Sopravvi sopravviviamo. Teoricamente la caduta me la, me la rallenta abbastanza. Magari è davvero meno 63, allo stesso tempo vi dico sulla wiki c'è scritto meno 59, magari ho perso tempo. Cazzo saperlo, cioè pensavo bastasse arrivare alla Bedrock. Siamo quasi, eh? Siamo a metà strada Più o meno Mal che vada davvero Prendiamo un altro achievement del cacchio Che concludiamo bene E il blocco più basso possibile Dite che è davvero per quel singolo blocco lì però, se posso permettermi, l'advancement non è ben chiaro, perché parla di bedrock. Io alla bedrock ci arrivo. Ma tanto, regà, cioè... Cosa vuol dire che con l'acqua non me lo conta? Ma è palese che non me lo darà la cisment, regà. Palese. Come faccio a sopravvivere se non... Uh... Cioè... Io non ho un modo di sopravvivere. Cosa? Come con lo slime block forse? Boh. Sì, no, non lo conta. È il blocco, raga. Abbiamo perso, tipo, l'ultima mezz'ora di live per nessun motivo. Però ci abbiamo guadagnato un diamante. Fichissimo. Fatemi fare giusto al volo gli ultimi due achievement a sto punto. No, posso farne solo uno. Che cazzo. Ah, col totem della morte, è vero. C'hai ragione. Adesso, ripeto, sì. Facciamo l'ultimo achievement, poi andiamo a Nanna e come detto torneremo settimana prossima con questa serie dato che domani, dopodomani sono via e poi venerdì abbiamo già programmato FIFA. Però cercherò di presentarmi con tutto quanto lo spreadsheet fatto bene per tenere traccia di tutto quello che c'è da fare e di tutto quello che deve essere fatto per preparare ciascuna cosa e magari mi pianifico per bene tutte quante le prossime live. Più semplicemente col miele. Non lo so, vabbè vediamo. Dove vado? Vado a Bolzano dalla famiglia che è il compleanno di mia mamma dopo domani, giovedì. Ah, allora. A Bolzano ci arrivo in treno, no, 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 eh, a nuoto. Praticamente eh, domani vado a Ravenna. Da lì... Vado al mare, nuoto, rientro dall'Adige e risalgo su dall'Adige controcorrente. Mamma mia che bruttura. Quello sì che è un vero e proprio eco mostro TM. Oh mio dio, mi sento un merdone. Allora, siccome mi scoccia finire la live senza un achievement, direi di farne uno di quelli proprio stupidi, stupidi, stupidi. Quindi... Uh... Oh! Il seme! <ride> Big Caccheronis ha detto il seme! Niente, ragazzi, abbiamo fatto l'ultimo achievement di giornata. Non... <ride> non penso di poter fare molto altro facilmente, no? Mi sa di no. Quindi, quanti... Piccolo recap, quanti achievement abbiamo fatto dopo la prima serata? Allora...

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28. 28. Beh, dai, ci sta. Ho 20... Tra i 25 e i 30 ne abbiamo fatti, ok? Non so contare, ho fatto il classico, regà. <ride> non aspettatevi un granché da parte mia. In effetti però parla di caduta libera. L'acqua non la rende libera. La rendi in... non lo so, non l'ho capito quello. Questo sarà palloso applicare tutti quanti gli stili a diverse armature. Questa sarà una rottura di topo cazzo. Non lo so, raga, ripeto, farò, farò questo dannato spreadsheet così le teniamo d'occhio e, e tracciamo tutto quello che deve essere fatto. Io per oggi stacco, la prossima volta giuro che mi presento un pochettino più organizzato, magari ci riempiamo di diamante e andiamo dall'Ender Dragon, si vedrà, si vedrà. Detto questo, signori, io vi saluto e vi ringrazio. È stato un piacere. Ci rivediamo venerdì con la prossima live che sarà di FIFA. Mentre Minecraft tornerà, suppongo, a questo punto lunedì della prossima settimana. Fate i bravi. E... Beh, ci si vede. Ok, funziona col totem, con l'acqua no. Perfetto. Uh, niente, è stato bello. Ciao ciao belli. Ciao ciao Luna. Ciao ciao Per. Addio. Addio. Amici addio. Noi ci dobbiamo lasciare, ma ehi, io dico che.